A tutti buongiorno, benvenuti a questo appuntamento in diretta che ormai fa parte della tradizione di Antenna Sud. Oggi 10 aprile si celebra il 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato e allora in tutte le province di Puglia e Basilicata tutte le questure hanno organizzato la tradizionale festa che avviene ogni anno. Noi avremo collegamenti in diretta con tutte e 8 le sedi delle questure di Puglia e Basilicata, ma quest'anno avremo, come del resto anche nell'edizione passata, un collegamento con Roma, nella capitale abbiamo i nostri inviati per raccontarvi quello che accadrà a partire dalle 11 in Piazza del Popolo. Allora io inizierei subito il giro dei collegamenti perché sono tanti, senza perdere tempo per questo 172esimo anniversario della festa della polizia. Andrei subito a Lecce dove c'è Maria Teresa Carrozzo che è pronta, vediamo se riusciamo a sentirla subito. Quindi ringrazio anche la collaborazione dei nostri preziosissimi amici e colleghi tecnici. Allora salutiamo subito da Lecce dove si sta svolgendo al Teatro Apollo la festa della Polizia del Salento. Maria Teresa Carrozzo, buongiorno Maria Teresa. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo, come giustamente lei ha anticipato, in diretta da Lecce, proprio qui ai piedi del Teatro Apollo, dove inizierà alle 10.30 puntuali, secondo disposizione del questore di Lecce, la 172esima celebrazione della Polizia di Stato. Come vedete alle mie spalle già il corpo di polizia pronto, hanno già fatto le prime prove per l'accoglienza del questore e del prefetto e per avviare questa giornata di celebrazione. Noi abbiamo raccolto in anteprima e in esclusiva l'intervista e le prime dichiarazioni del questore di Lecce, dottor Massimo Modeo, che direttore vediamo insieme. Vediamo dunque l'intervista al questore di Lecce Modeo, intanto poi andremo subito a Brindisi. Vi ricordo che la festa della Polizia di Brindisi al Teatro Verdi la seguiremo in diretta anche sul 92, sul nostro canale di Antenna Sud Extra, integralmente. Allora sentiamo il questore Modeo, come anticipava Maria Teresa Carrozzo. La mission della Polizia di Stato è sempre stata quella di essere vicino al territorio, il radicamento che voi state attuando costantemente anche all'interno del territorio salentino, signor questore. Assolutamente sì, la nostra mission è quella di essere e servire i cittadini rispetto alle loro esigenze e soprattutto essere assolutamente disponibili per qualsiasi emergenza che loro possono avere. Un ricco programma prevede la festa della Polizia qui a Lecce, anche con la partecipazione dei ragazzi, i concerti e poi ovviamente i premi a coloro che si sono distinti nel corso dell'anno. Un'attenzione particolare anche in vista di quello che è successo nei scorsi giorni ai due carabinieri è affrontare l'attenzione del tema della sicurezza. Ecco, la Polizia di Stato è molto attenta anche a questo. Assolutamente, un pensiero commosso ai due carabinieri salentini e foggiani che hanno perso la vita nell'espletamento del loro dovere. La nostra vicinanza all'Arma dei Carabinieri è assoluta. La sicurezza nei luoghi di lavoro per un poliziotto è intrinseco, nel senso che il nostro è un lavoro assolutamente pericoloso. Mettiamo in campo ogni azione per contrastare l'innalzamento del rischio, evitando appunto che possa accaderci qualcosa di assolutamente negativo. Detto questo, noi non è una festa, è solamente un celebrare una ricorrenza, non siamo autoreferenziali, facciamo di tutto con mille iniziative e questa rientra anche in questo, di essere quanto più vicini alla gente e creare un rapporto quanto più sinergico possibile con la cittadinanza. Grazie a Maria Teresa Carrozzo per questo importante contributo. Adesso andiamo a Brindisi perché ci sono le prime dichiarazioni in esclusiva, in assoluto, del nuovo questore Gianpietro Lionetti. Fabrizio Caglianiello da Brindisi, dove, lo ricordiamo, la festa della Polizia si tiene al Teatro Verdi e trasmetteremo questo evento in diretta integrale sul 92 di Antenna Sud Extra. Fabrizio Caglianiello. Eccoci direttore, in diretta da Brindisi, siamo all'esterno dello splendido nuovo Teatro Verdi con il nuovo questore di Brindisi Gianpietro Lionetti, che ringraziamo intanto per la disponibilità e per l'ospitalità. È un'occasione sempre di grandissima tradizione e anche di riflessione, dottore, alla festa della Polizia. Intanto ringrazio voi per quello che fate, perché oggi è una giornata particolare per tutti i poliziotti e per le famiglie dei poliziotti. E quindi il fatto che voi siate qui vuol dire che avete interesse e partecipazione a questa giornata che per noi è molto importante, quindi vi ringrazio.
Dottore, è iniziata un'avventura molto particolare, impegnativa, affascinante allo stesso tempo per lei a Brindisi, perché insomma siamo alle porte di un evento internazionale straordinario, il G7. Sì, è sicuramente un, diciamo, un periodo questo di particolare impegno e di concentrazione su questo evento che appunto si svolgerà nella provincia, in gran parte nella provincia di Brindisi. Ma noi faremo tutto quello che è nelle nostre disponibilità, con le nostre professionalità e le nostre risorse per farlo nel miglior modo possibile e siamo pronti. Possiamo chiederle che territorio ha trovato in queste prime settimane? Ma intanto è da poco tempo che sto qui e quindi posso avere, diciamo, in qualche modo un panorama parziale. Detto questo, intanto sono contento di stare qui, mi trovo bene in questo ambiente, ho trovato una questura con delle professionalità importanti, così come anche le specialità che insistono in questa provincia. Io ho trovato un territorio che ha bisogno di attenzione sicuramente, sia sotto il profilo dell'ordine pubblico che della sicurezza. Quindi avremo da lavorare, ma lo facciamo con entusiasmo tutti quanti assieme. Grazie dottore, buon lavoro, grazie ancora per la disponibilità. E allora, direttore, per questo primo collegamento è tutto, fervono i preparativi come potete vedere all'esterno del nuovo Teatro Verdi, questa diretta, questa manifestazione sarà trasmessa integralmente anche sul canale 92 del nostro digitale terrestre, ovviamente sulle nostre piattaforme social e in streaming su antenasud.com, lo ricordo ancora una volta, tra poco. Grazie a Fabrizio Caglianiello e un saluto da parte di tutto lo staff di Antenna Sud al nuovo questore Gianpietro Leonetti, che abbiamo ascoltato, che ha rilasciato al microfono di Antenna Sud le primissime dichiarazioni da quando è questore di Brindisi. Adesso andiamo a Bari, nel capoluogo regionale pugliese, dove c'è Antonella Fazio al Teatro Piccinni, che è stato il luogo scelto dalla polizia e dalla questura di Bari. Buongiorno Antonella. Buongiorno direttore, in realtà siamo all'esterno del Teatro Piccinni, siamo in Piazza della Libertà, proprio di fronte al Teatro Piccinni, dove alle 10:30, quindi tra una ventina di minuti, dovrebbero iniziare le celebrazioni per quanto riguarda la questura del capoluogo pugliese. Siamo in Piazza Libertà perché, come vedete alle mie spalle, nelle immagini del nostro Paolo Cicutella, ci sono i reparti schierati, cioè c'è una sorta di dimostrazione delle attività di alcuni reparti specifici della polizia. Li vedete anche a cavallo, sono i reparti appunto a cavallo, però della questura di Caserta, arrivati qui a Bari per l'occasione. C'è la polizia scientifica con i propri mezzi, proprio per far vedere, far capire quelli che sono quello che è il lavoro sul campo della polizia quando purtroppo accadono degli omicidi. Li vedete appunto gli uomini a cavallo e poi c'è ovviamente anche l'unità cinofila che risolve in tanti misteri, insomma, che ci sono e per cui c'è bisogno di loro. Gli uomini, poi ci sono quelli della polizia stradale, il questore dovrebbe arrivare proprio intorno alle 10:30 perché sta seguendo un'altra celebrazione, ovvero quella al centro polifunzionale del quartiere San Paolo, dove c'è la polizia stradale. All'interno invece sono attese tutte le massime autorità. Noi tra un po' ci sposteremo all'interno del Teatro Piccinni di Bari proprio per accogliere i primi ospiti. Il questore ci ha già annunciato che parlerà con noi subito dopo la cerimonia. Ovviamente Gianni, noi ci siamo sempre, quando vuoi interveniamo. Grazie, grazie ad Antonella Fazio. Andiamo a Foggia adesso, saliamo la Puglia, andiamo al nord della regione Puglia, perché a Foggia si sta tenendo al Teatro Giordano, è prevista in questo storico teatro foggiano la festa della polizia. C'è Antonella Davola pronta in diretta. Buongiorno Antonella, anche a te. Qui fervono i preparativi, adesso ci aiuterà anche il nostro Michele Zurlo a fare una panoramica della piazza. Da qui tra poco faranno ingresso il questore di Foggia, Ferdinando Rossi, accompagnato dal prefetto Maurizio Vagliante. Se la regia è pronta, potremmo già mandare anche il primo contributo del nostro questore, che insieme al vescovo stamattina ha effettuato una donazione di sangue qui nell'emoteca posizionata accanto al teatro. Per dare un esempio valido alla comunità anche in una giornata come questa.
tutto un gesto d'amore per la comunità ed esempio. Sì, è importante. Anche quest'anno abbiamo voluto contrassegnare la nostra festa con la donazione del sangue. Abbiamo coinvolto un po' tutte, anche le autorità, il nostro arcivescovo, il comandante provinciale dei Carabinieri sono stati i primi con me ad donare. Credo sia un gesto importante, un gesto di amore verso la collettività. Noi viviamo, noi lavoriamo in funzione degli altri, quindi credo che questo sia un gesto semplice, ma un gesto importante di prossimità. Oggi una giornata di festa, ma anche una giornata che dà l'opportunità di fare il punto della situazione in Capitanata. Allora, volendo fare un quadro. Il quadro è un quadro in grande evoluzione. Io credo che in questo momento storico, al di là dei dati statistici, che io non amo moltissimo, devo dire la verità, però sono comunque riferibili e quindi voglio dire noi li abbiamo anche partecipati. Sono un po' chiaramente alla misura del nostro impegno, della nostra attività. Io credo che questo sia un momento di svolta, soprattutto nella lotta alla criminalità organizzata. Credo che tante cose siano venute a maturazione, tante attività importanti sono state svolte, tantissime attività altrettanto importanti saranno portate a compimento nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, e credo che si debba sfruttare questa situazione favorevole, resa tale anche, ma non solo, dalle ultime collaborazioni. Ormai se ne parla da tempo sui giornali, quindi possiamo dire che ci sono in questo momento delle collaborazioni importantissime di esponenti apicali di clan che secondo me determineranno un arretramento importantissimo, soprattutto in alcune realtà geografiche della criminalità organizzata. Pensa al Gargano fra tutte. Un'ultima domanda, una situazione complessa, reati tantissimi ma in calo. I reati tanti, purtroppo la nostra è una realtà ad altissima densità criminale, è inutile negarcelo, però siamo in, soprattutto per alcuni reati più importanti direi, siamo in un momento di flessione rilevante, per cui anche questo è un dato sicuramente apprezzabile. Bene, bene, ringraziamo anche Antonella Davola. Tra poco torneremo da Antonella Fazio Bari perché ha un ospite, ma io devo collegarmi con Taranto per fare il primo collegamento con Valentina Fanigliulo. Ricordiamo che tutte le feste in programma in Puglia, in Basilicata, avranno inizio alle 10.30, eccetto quella della capitale a Roma, dove ci collegheremo tra poco in Piazza del Popolo. Questa festa per il 172esimo della Polizia di Stato partirà alle 11. Buongiorno a Valentina Fanigliulo dalla Cittadella delle Imprese, dove la Questura di Taranto ha scelto come location per celebrare questo evento. Buongiorno Valentina. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Come giustamente diceva lei, inizierà da protocollo alle 10.30. Siamo in Viale Virgilio, quindi una zona centralissima di Taranto. Una scelta decisa, particolare quest'anno, quella della Cittadella delle Imprese, per essere al fianco dell'imprenditoria, delle attività produttive. Questo è quanto ci ha annunciato il questore di Taranto, Massimo Gambino, poco prima, perché lo abbiamo un attimo ascoltato per potervi naturalmente mostrare quanto e farvi ascoltare quanto ha detto. Come potete vedere, ringrazio il nostro operatore Fabio Pignatelli, alle mie spalle si è già in posizione perché tra pochissimo alle 10.30 ci sarà la rassegna dello schieramento e poi ancora la lettura dei discorsi fino al discorso del questore per ultimare questa giornata di festa, di celebrazione con le premiazioni. Vedete che naturalmente il questore di Taranto Massimo Gambino in questo momento stanno per prepararsi, sta accogliendo e sta ricevendo un po' gli auguri di tutti coloro, i rappresentanti civili, istituzionali e militari che sono giunti qui. Tra pochissimo comincerà, ma ascoltiamo insieme, direttore, cosa ha detto il questore di Taranto ai nostri microfoni. Abbiamo chiesto di fare una fotografia su quella che è la situazione e soprattutto perché la scelta di questa sede. Ascoltiamo insieme. 172 anni della Polizia di Stato, si celebra perché ogni occasione giustamente va celebrata. Quest'anno una location diversa, perché questa scelta?
Beh, la scelta della location di quest'anno è determinata da due motivi. Da un lato un po' l'attenzione a quello che è il mondo imprenditoriale, che è il volano anche di questo territorio, e dall'altro anche per dare conferma di quella vicinanza alla Camera di Commercio, il cui presidente è stato nominato da qualche giorno, e quindi è una scelta determinata da tali circostanze. Come sapete, il primo anno l'abbiamo tenuto all'interno dell'università, il mondo delle istituzioni vicino a quelli dell'università, della scuola. L'anno scorso al quartiere Tamburi, a zona piazzale Democrito, era un motivo di avvicinare quella parte meno fortunata della città alla Polizia di Stato, e oggi per questo motivo. Quest'anno dunque vicino alla categoria degli imprenditori, delle attività produttive, perché il motto della Polizia di Stato si rinnova di anno in anno se la location cambia: esserci sempre. Allora, signor Questore, facciamo un attimo una fotografia su quello che è il territorio tarantino, quali gli obiettivi raggiunti, perché questa è anche l'occasione per farlo, e quali gli obiettivi ancora da raggiungere a livello proprio dello strato culturale della legalità? Beh, gli obiettivi da raggiungere sono sempre lo stimolo cui la mission della Polizia è presente. Sono stati raggiunti importanti obiettivi, ma non bisogna fermarsi. Noi oggi non darò dei dati, li fornirò solo con una brochure che sarà data agli addetti ai lavori come voi. Quello che mi preme dire è che c'è una continua e costante attività da parte di tutte le forze di polizia, non solo da parte della Polizia di Stato. Oggi festeggiamo la nostra festa, la nostra celebrazione, però c'è un afflato comune sotto l'egida della prefettura. C'è un'attività continua con i vari protocolli che facciamo anche nel campo della legalità, ma non solo, in tanti settori. Andiamo a prendere quello dei reati di genere, se do un dato in questo caso: 169 ammonimenti ho eseguito dal aprile dell'anno scorso ai primi giorni di aprile di quest'anno, quindi sono tanti. Quindi la violenza di genere è un altro dei settori in cui costantemente siamo attenti, come siamo attenti a quelle che sono le situazioni che riguardano il disagio minorile, con interventi spesso presso istituti, con l'aiuto anche delle specialità della Polizia di Stato. Qual è il messaggio, la frase, simbolo che potrebbe racchiudere questa giornata? Lei si rivolge sempre in maniera molto umana, prima all'uomo, poi il poliziotto, quasi nelle occasioni in cui ci siamo più volte viste. Signor Questore, qual è il messaggio con cui oggi si rivolgerà agli uomini e alle donne che indossano questa divisa? Lei da donna dice agli uomini e alle donne, io da uomo dico alle donne e agli uomini della Polizia di Stato. Il messaggio è molto semplice, lo dirò anche nel corso della mia prolusione. Sostanzialmente sul palco oggi c'è il Questore. Non ci sono tutti gli attori che oggi sono qui presenti, e alcuni non sono qui presenti perché stanno continuando la loro attività, chi in questura, chi sul territorio. Quindi il messaggio è questo: noi ci siamo sempre, anche in una giornata di festa, e continuiamo a esserci sul territorio. Grazie a Valentina Fanigliulo, al Questore di Taranto Massimo Gambino. Andiamo velocemente a Bari, perché vedo che è già pronto il collegamento con Roma, dove c'è Salvatore Petrarolo, che ascolteremo tra pochissimi minuti. Vado a Bari perché Antonella Fazio ha un ospite. Esattamente Gianni, qui con noi c'è il dottor Ciliberti, il funzionario della Questura di Bari, proprio che ci spiegherà rapidamente in tre minuti i reparti schierati. Iniziamo dalla Polizia Scientifica, dottore. Buongiorno a voi, sì, qui abbiamo la Polizia Scientifica, ha simulato il campo di un sopralluogo in caso di omicidio, quindi vediamo i marcatori numerici e tutto l'armamentario che segue per effettuare i rilievi, per poi successivamente procedere con l'attività di polizia giudiziaria. Il furgone è quello attrezzato, spostandoci qui abbiamo la Polizia Stradale con le attrezzature utili al rilevamento delle infrazioni stradali, il telelaser. Ci avviciniamo. Telelaser ed autovelox, e con il furgone attrezzato utile alla contestazione sul posto delle infrazioni rilevate. Andiamo a proseguire. Poi in ultimo sulla nostra destra invece abbiamo il reparto degli artificieri. Proseguendo, artificieri con cinofili si muovono in tandem in caso di allarmi bomba o casi o diciamo altri pacchi sospetti, attrezzatura tecnica e poi l'aiuto del fiuto del cane antiesplosivo per tracciare eventuali sostanze non riconosciute. Dottore, questo nello specifico quello che sta inquadrando adesso il nostro
nostro Paolo Scicutella, a che serve? Questo è un robottino che permette di avvicinarsi in sicurezza, quindi senza l'intervento dell'operatore, per andare ad esaminare, ad analizzare il pacco, eventualmente anche neutralizzandolo con il cannoncino ad acqua montato nella parte e radiocomandato a distanza. In caso di secondo intervento l'operatore approccia il pacco sospetto con l'aiuto della tuta di protezione, che è una protezione balistica, oltre allo scudo che vediamo esposto, permettendo di operare in sicurezza. Ovviamente ci sono anche le auto dei vari reparti schierati, anche auto un po' più antiche, quelle più nuove, poi le volanti. Abbiamo un salto, sì, dal passato al futuro, dalla campagnola utilizzata diciamo in tempi meno recenti fino all'ultima arrivata, l'Alfa Romeo Tonale, utilizzata nel servizio di volante, quindi auto attrezzata insieme all'Alfa. A Bari non c'è la Lamborghini. A Bari non abbiamo la Lamborghini, solo per rappresentanza. Grazie, grazie al dottor Ciliberti. Gianni, ringrazio ovviamente il dottor Ciliberti della Questura di Bari. La linea. Un saluto al dottor Ciliberti dallo staff di Antenna Sud e grazie Antonella. Andiamo a Roma, abbiamo allestito la nostra postazione in Piazza del Popolo, dove alle 11 inizierà la festa della Polizia di Roma, della capitale, alla presenza ovviamente di tutte le più alte cariche istituzionali. C'è Salvatore Petrarolo, buongiorno Salvatore. Buongiorno direttore, buongiorno anche a te, ovviamente a tutti i telespettatori, ai colleghi che sono oggi impegnati in questa impegnativa e importante diretta. Noi siamo in Piazza del Popolo a Roma, dove tra un po', lo chiedo a Lorenzo Angiulli, il nostro operatore, di mostrare, appunto, di girarsi a favore di Piazza del Popolo, dove stanno per arrivare, anzi cominciano ad arrivare le autorità per la cerimonia di questo 172esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Ovviamente tra le autorità attese che proveremo a sentire al termine però della cerimonia, come ci è stato detto quando appunto abbiamo raggiunto Piazza del Popolo, ci sarà il ministro degli interni Matteo Piantedosi, ci sarà il ministro per gli affari europei Raffaele Fitto, ci sarà il presidente del Senato Ignazio La Russa, la ministra Santanchè, soprattutto il capo della polizia Vittorio Pisani, che ovviamente ascolteremo con attenzione nel corso del suo intervento, proprio perché appunto è una sorta non soltanto di festa ma di occasione per fare il resoconto. Ci sono gli atleti paralimpici del corpo della Polizia di Stato che oggi verranno premiati, il collega Francesco Manigrasso ne ha ascoltati un paio lì prima di cominciare questa cerimonia e lì ascolteremo appena le interviste arriveranno a voi in regia e poi ovviamente anche nei nostri servizi del telegiornale. Noi vi racconteremo anche da qui, da Piazza del Popolo, la cerimonia che comincerà alle 11. Le immagini vi raccontano di questo afflusso molto ordinato che sta avvenendo, ma c'è tanta tanta gente anche al di là delle transenne per seguire questa giornata di festa della Polizia di Stato. E allora per il momento da Roma è tutto ovviamente. Direttore, dovessero esserci altri interventi o possibilità di avere ospiti, richiederò la linea. Grazie, andiamo velocemente a Lecce perché Maria Teresa Carrozzo degli importanti ospiti stanno per iniziare le feste della Polizia in Puglia, Basilicata, a Roma. Maria Teresa, a te la linea, da Lecce, dal Teatro Apollo. Direttore, gli ospiti sono volati via perché ovviamente qui hanno chiamato l'urgenza di entrare all'interno del Teatro Apollo, dove sta per iniziare lo spettacolo e sta tra l'altro anche per iniziare il picchetto d'onore. Infatti, come vedete, gli ospiti sono entrati, il picchetto d'onore sta sistemando, sta a secondi per arrivare il prefetto di Lecce che insieme al questore Modeo eseguirà il picchetto e poi si prenderà posizione all'interno del teatro, inizierà questa celebrazione. Però in diretta, in questo momento, apriamo proprio la celebrazione della festa della Polizia. Direttore, sentiamo insieme.
biglietto d'onore, rappresentante delle parti della Polizia di Stato, pronti per la rassegna. Fumiamo. Avete visto questa bella cerimonia d'apertura della festa della Polizia a Lecce. Adesso facciamo il primo collegamento con Potenza, Pala Pergola della città lucana, del capoluogo della Basilicata. Francesco Cutro, buongiorno. Velocemente, cerchiamo di essere veloci così spaziamo sui vari collegamenti. Francesco Cutro. E allora non mi sente Francesco Cutro, andiamo a Foggia, ecco, vediamo questa bella inquadratura del Teatro Giordano con Antonella Davola. Abbiamo già preso posto nel nostro palchetto in seconda fila per avere anche una visuale molto più completa non solo del palco ma anche della platea. Tra qualche istante farà l'ingresso il questore accompagnato dal prefetto. Come potete vedere, insomma, le autorità iniziano a prendere posto. Tra gli ospiti di questa giornata importante ci saranno anche tanti studenti che potete già vedere in qualche inquadratura. Non so se la regia è pronta a mandare un altro contributo, l'intervista del nostro vescovo. Aspetta, Antonella, aspetta. Ferretti, che abbiamo intercettato. Allora, mandiamo dopo, sì, il vescovo, sì, perché abbiamo le varie cerimonie che stanno iniziando, quindi vediamoci le fasi iniziali che sono suggestive. Andiamo a Taranto, vedete il questore che fa il suo ingresso. Torniamo subito, Antonella. Ecco, andiamo a Taranto, vediamo quello che sta accadendo. Ricordiamo che la cerimonia si svolgerà all'interno della sala Resta della Cittadella delle Imprese. Vedete l'arrivo delle autorità nel capoluogo ionico. Questo è quello che accade a Taranto. Andiamo adesso velocemente a Bari, perché anche qui c'è il picchetto d'onore. Ecco qui, siamo a Bari in diretta dal Teatro Piccinni. Vedete il cerimoniale che prevede lo schieramento del picchetto con l'arrivo delle autorità. Sta per iniziare anche nel Teatro Piccinni la festa della Polizia di Bari. Ecco la situazione. Tra poco torneremo con Antonella Fazio, facciamo una veloce carrellata. Andiamo adesso a Roma, vediamo quello che sta accadendo in Piazza del Popolo. Tra poco avremo anche i collegamenti con i nostri inviati. Ricordiamo, 6 province pugliesi, 2 lucane. Avremo tra pochissimo anche il collegamento con Trani, Castello Svevo, dove la questura di Andria ha deciso di celebrare lì il 172esimo anniversario. E poi andremo a Matera, in Piazza Duomo, nella suggestiva Piazza Duomo della città dei Sassi. Allora, vediamo se è possibile tornare a Lecce anche con le immagini, dove abbiamo visto proprio il momento inaugurale con la fanfara che ha intonato le note della Polizia di Stato, dell'inno per... Allora andiamo a Taranto, perché Valentina Fanigliulo ci dice che c'è la possibilità di ascoltare il prefetto anche. Vediamo se c'è il collegamento con la nostra Valentina Fanigliulo. Sì, vai Vale. Non so se riuscite a... Direttore, sì, come vi mostrano le immagini di Fabio Pignatelli, al momento sono tutti entrati all'interno della sala nella quale si svolge la cerimonia ufficiale. C'è il signor questore, c'è il prefetto, tutti indietro nel momento dell'inno d'Italia, dell'inno di Mameli. Quindi io mi stopperei un attimo con le parole per poter godere insieme di quella che è l'emozione di questo momento. E si partirà con la lettura dei messaggi. La Polizia di Stato, naturalmente, il corpo primo messaggio che sarà letto sarà quello del Presidente della Repubblica, naturalmente, questo 10 aprile, giornata con legge numero 1404 del 1852.
le finalità istituzionali del corpo, il cui continuò a vigere nel Regno d'Italia, vennero indicate nel regolamento del 1854: mantenere l'ordine, la tranquillità e la sicurezza pubblica, vegliare sugli oziosi, vagabondi e mendicanti, donne di malaffare, giocatori e recidivi, ricercare i malfattori, intervenire negli incendi e simili avvenimenti. Da principio l'esiguo organico del corpo consentì di concentrare il personale in un contesto in cui legalità, coesione sociale, tutela dei diritti e della dignità delle persone contro ogni sopruso, intimidazione o prevaricazione costituiscono l'orizzonte del suo impegno. Sono sfide che quotidianamente la Polizia di Stato affronta nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata e di terrorismo, nelle azioni per prevenire e contrastare. E allora, questa era la cerimonia in diretta da Taranto per il discorso introduttivo della Polizia di Stato, poi ci sarà il discorso dei questori che noi cercheremo di prendere singolarmente. Adesso andiamo a Brindisi, all'interno del Teatro Verdi. Ricordiamo che questo evento, questa cerimonia la stiamo trasmettendo integralmente in diretta sul canale 92 di Antenna Sud Extra. Volevo farvi vedere quello che sta accadendo a Brindisi, se è possibile. Vedo sul monitor di preview, eccola l'inquadratura, guardate il bagno di folla che si sta verificando a Brindisi al Teatro Verdi per l'avvio della cerimonia della festa di polizia. È bello anche quello che accade a Roma con la parata, con la fanfara della Marina Militare che sta suonando dinanzi al palco delle autorità. Eccoci qui in diretta da Piazza del Popolo, dove avviene questa cerimonia che è stata ovviamente organizzata in grande stile per celebrare la nostra Polizia di Stato. E facciamo, ecco, vedete la sfilata, la cosiddetta parata. Sentiamo. Bene, questo è quanto sta avvenendo in diretta a Roma. Adesso vedo già pronto da Potenza, dal Palapergola, Francesco Cutro, al quale cedo la linea. Buongiorno Francesco. Buongiorno direttore, buongiorno da Potenza, qui al Palapergola è tutto pronto, tra pochissimi minuti inizierà la cerimonia per il 172esimo anniversario della Polizia di Stato. Sono pronti per fare ingresso tutti i poliziotti che entreranno in questo momento qui, vedete, in questo bellissimo palazzetto alle porte del capoluogo della regione Basilicata. Le istituzioni sono già tutte sedute, sugli spalti ci sono diversi studenti delle scuole potentine. Io ti do subito la linea, Gianni, in studio, in attesa dell'ingresso del picchetto d'onore dell'inizio di questa cerimonia. Perfetto, grazie. Torneremo poi a Potenza per vedere l'ingresso del picchetto d'onore. Adesso andrei a Foggia. Vedo all'interno del Teatro Giordano che è iniziata la cerimonia con l'introduzione, che poi è prevista in tutte le altre sedi, in tutte le altre feste delle varie questure. Vediamo a Foggia, vediamo se è possibile ascoltare anche Antonella Davola che ci dice quello che sta accadendo. Come dicevi bene tu, ecco, questi sono i cenni storici che come sta avvenendo anche nelle altre sedi, precedono l'ingresso del questore. Una cosa che volevo sottolineare è che alla cerimonia stanno partecipando, come avete visto, gli amici dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi, accompagnati da un interprete della lingua italiana dei segni. È importante questo gesto della Polizia di Stato in supporto e sostegno di questi nostri amici. E in questo momento appunto l'inno ci fa capire che tra qualche istante il questore Ferdinando Rossi
e il prefetto Maurizio Valiante faranno ingresso nel teatro Umberto Giordano di Foggia. Torneremo tra poco. Allora, Antonella, adesso io chiederei a Salvatore Petrarolo di raccontarci quello che sta accadendo a Roma, in Piazza del Popolo, dove si svolge la cerimonia sicuramente più suggestiva con la parata delle forze di polizia. Salvatore. Sì, direttore, qui in questo momento c'è tutto lo schieramento, ovviamente non soltanto degli agenti di polizia ma anche degli atleti, li avete visti in precedenza sfilare in Piazza del Popolo. Adesso sta entrando in pratica il medagliere dell'associazione della polizia di Stato, sempre eccolo qui, tra un po' lo vedrete inquadrato dal nostro Lorenzo Angiuli. Nel frattempo continuano ad arrivare le autorità, abbiamo visto il ministro Raffaele Fitto ma anche il ministro Musumeci, che è appena arrivato e ovviamente si è sistemato sul palco delle autorità. Qui pian piano comincia la cerimonia che è prevista per le 11, dunque tra meno di 20 minuti comincerà poi ufficialmente la celebrazione della festa anche qui a Piazza del Popolo. È entrato, come detto, il gonfalone dell'Associazione Carabinieri, adesso è annunciato il gonfalone della Regione Lazio all'ingresso di questa cerimonia, accompagnato ovviamente sempre dalla banda che avete anche visto in precedenza sfilare in Piazza del Popolo. Ecco, vedete le immagini che giungono da Piazza del Popolo a Roma. Qui ufficialmente la festa della polizia è prevista alle 11, anche se poi con il defilamento dei vari schieramenti c'è questa visione suggestiva di quello che accade nella storica piazza della Capitale. Allora, io tornerei a Potenza perché è iniziata anche lì. Francesco, ci dici quello che sta accadendo adesso a Potenza, al Palapergola, per la festa della polizia. In occasione della celebrazione, sì, Gianni, stanno del leggendo il messaggio della fondazione. Passione civile. Intanto in prima linea è entrato il signor questore insieme al prefetto. Dunque, diciamo, è partita ufficialmente con la lettura del messaggio di Mattarella la cerimonia per il 172esimo anniversario della polizia anche qui a Potenza. Rivediamo tutte le maggiori istituzioni militari e politiche presenti nelle prime linee e gli studenti sugli spalti del Palapergola sotto lo striscione che rappresenta lo slogan, il messaggio principale della Polizia di Stato: esserci sempre. Tutela dei diritti e della dignità delle persone. Perfetto, grazie. Noi ovviamente cercheremo di darvi ampi stralci dei discorsi dei questori, molti li abbiamo già ascoltati, abbiamo ascoltato il questore di Lecce Modeo, di Taranto Gambino, di Foggia Rossi, di Brindisi Lionetti, li abbiamo ascoltati già ai nostri microfoni, li riascolteremo ovviamente durante il loro intervento in diretta, così come faremo anche a Bari per il questore Signer e nelle altre province di Puglia e Lucania, e andremo spessissimo a Roma dove c'è il nostro inviato Salvatore Petrarolo. Vediamo adesso a Lecce, vorrei sentire Maria Teresa Carrozzo per raccontarci quello che sta accadendo al Teatro Apollo. Stiamo vedendo delle belle, suggestive immagini di questi eventi che sono stati organizzati prevalentemente all'interno di strutture storiche importanti, penso per esempio al Teatro Piccino di Bari, all'Apollo di Lecce, dove andiamo adesso in diretta con Maria Teresa Carrozzo, se riusciamo ad ascoltarla. Sì, direttore, siamo all'interno del Teatro Apollo. Come vedete, il mio tono sarà un po' basso perché, come vedete, certo, è in corso proprio la lettura del discorso del ministro Piantedosi. Facciamo una carrellata sulle autorità sedute. Ecco, adesso applaudono il discorso, ovviamente. Vediamo seduto il vescovo di Lecce, il sindaco di Lecce, il prefetto. E adesso stanno mandando sul mega schermo, che vi facciamo vedere, un video che testimonia il lavoro quotidiano della Polizia di Stato all'interno del territorio salentino, e si vede anche quanto è ampio il territorio salentino. Mi
La festa della Polizia di Lecce quest'anno è molto partecipativa, si sta puntando a documentare il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno appena trascorso. Anno, ricordiamo, anche del nuovo insediamento del questore Modeo, che ha preso il posto dell'ex questore Valentino. Vediamo nel video, direttore, immagini della città, le tangenziali, alcune operazioni, sono state 15 le operazioni importanti concluse nel corso dell'anno all'interno del territorio salentino. Sul palco vedete posizionati dei bambini, dei ragazzi che a breve apriranno ufficialmente la commemorazione della 172esima festa della Polizia qui nel Salento e poi si esibiranno in un vero e proprio concerto. Tema centrale all'interno di questa ricorrenza è la lotta al ciberbullismo, tema importante e dominante nelle nuove forme di criminalità organizzata, alle quali la Polizia di Stato ha rivolto particolarmente attenzione, coinvolgendo all'interno dei progetti anche scuole di tutti i 97 comuni salentini. È iniziato il discorso del questore di Taranto, il primo questore che sta parlando. Andiamo subito a sentire uno stralcio del dottor, delle dichiarazioni del dottor Massimo Gambino. Andiamo alla cittadella delle imprese a Taranto. Grazie Maria Teresa, torniamo subito da te. Attività della Polizia di Stato, specialità comprese. La scelta odierna di celebrare in questo sito la cerimonia del 171esimo anniversario della Fondazione è stata determinata soprattutto per dare un ulteriore importante segnale al territorio e alla sua gente. Nel 2022, pandemia ancora pendente, abbiamo coniugato storicità, formazione e bellezza svolgendo la cerimonia all'interno del Dipartimento Ionico. Lo scorso anno abbiamo scelto la Piazza Democrate per rilanciare uno dei posti più significativi della città, che combina una parte storica del capoluogo con il mondo effervescente della cultura di strada. Oggi in questa sede, consci delle plurime problematiche esistenti, vogliamo significare la vicinanza a quel mondo imprenditoriale a tutto tondo, volano dell'economia e che purtroppo soffre anch'esso della crisi generale. E a tal riguardo mi sia consentito un particolare sentito ringraziamento al padrone di casa, il neo presidente dottor Vincenzo Cesario, che ha permesso la messa a disposizione della struttura camerale e di tutto il suo staff. Ancora una volta voglio testimoniare la cura e l'attenzione che dedichiamo alla nostra mission, che è quella di vivere questa provincia, cercando di contribuire a condurla verso liti migliori e più performanti. Seguirà adesso un filmato che costituisce una breve sintesi della nostra attività quotidiana. Grazie. Ecco, allora, questa è l'introduzione del questore di Taranto Massimo Gambino. Adesso io vorrei andare a Matera velocemente per salutare da Piazza Duomo Gianmarco Sansolino. Facciamo questo primo collegamento dalla città dei Sassi. Abbiamo tutte e otto le province di Puglia e Basilicata con nostri inviati per raccontarvi quello che sta accadendo. Poi andremo a Bari da Antonella Fazio. Allora, da Matera Gianmarco Sansolino. Buongiorno anche da Matera, ci colleghiamo dalla questura dove alle 9 c'è stato un momento importante, quello della commemorazione dei caduti di polizia con il posizionamento di una corona d'alloro da parte del questore Emma Ivagnes, che invece tra poco si sposterà per la cerimonia fissata alle 10.30 in Piazza Duomo, proprio nel cuore dei Sassi, una cerimonia che sarà sicuramente di grande suggestione e che servirà anche alla consegna dei riconoscimenti al personale che si è distinto da parte del capo della polizia. Per il momento vi cedo la linea, ci rivediamo dopo proprio collegati da un altro luogo, Piazza Duomo qui a Matera. Grazie, grazie a Gianmarco Sansolino, ha iniziato a parlare a Lecce, al Teatro Apollo, il questore Modeo, andiamo subito a sentire le sue parole. Tutti gli ospiti, vi ringrazio per aver accolto l'invito a partecipare alla cerimonia celebrativa dei 172 anni della Polizia di Stato, della Fondazione della Polizia di Stato.
Grazie di cuore per essere presenti con le poliziotte e i poliziotti, con le rappresentanze sindacali, con il personale dell'amministrazione civile e dell'RSU. Grazie, signor Prefetto, dottor Luca Rotondi, per il sostegno che non ci hai mai fatto mancare, la sensibilità e l'equilibrio con i quali hai sempre affrontato anche in prima persona ogni criticità. Un sentito grazie anche all'Arcivescovo Metropolitano Michele Seccia per la vicinanza sempre dimostrata. Con i miei più sensi elementi di stima profonda rivolgo un saluto al procuratore Guglielmo Cataldi, ai magistrati tutti della Procura della Repubblica attenti al nostro lavoro e impegnati nella sapente guida delle indagini polizia giudiziaria. Analoghi sentimenti scrivo per tutta la magistratura nei confronti del Presidente dei Tribunali dei Minorenni e del Procuratore dei Tribunali dei Minorenni, che mai come oggi svolgono un compito delicato e nevralgico per il recupero dei minori a rischio. Un saluto al sindaco Carlo Salvemini e a tutti i sindaci della nostra provincia, qui rappresentato dal Presidente Stefano Minerva. Un saluto al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, colonnello Donato D'Amato, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Stefano Ciotti, al Comandante della Scuola di Cavalleria, generale Claudio Dei, alla Comandante dei Vigili del Fuoco, ingegner Roberto Lalle, e al Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli, capitano di vascello Francesco Perrotti. Tutti i vertici di istituzioni a noi legate da un fraterno sentimento di leale collaborazione. E un ringraziamento rivolgo anche ai comandanti delle polizie locali e al comandante della polizia provinciale per la professionalità che esprimono i loro operatori nel quotidiano lavoro che svolgono al nostro fianco. E non solo a tutela della sicurezza urbana, ma anche nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. E vorrei rivolgere un pensiero agli uomini e alle donne della Polizia di Stato di questa provincia, per l'impegno e la dedizione con cui quotidianamente affrontano il loro lavoro, svolto tra la gente e per la gente, spesso confrontandosi con situazioni di tensione sociale, disagio e sofferenza. Insieme a loro un ringraziamento all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e ai presidenti delle 4 sezioni locali, con i quali abbiamo in animo varie iniziative di prossimità e che presentano le nostre radici, tengono vita la nostra memoria, onorano ed hanno onorato le nostre istituzioni in tempi ancora più difficili, con rinunce e sacrifici, consegnandoci una nazione con i più alti standard di sicurezza nel mondo. Alle organizzazioni sindacali un riconoscimento per la compostezza e la concretezza con le quali si sono adoperate per costruire un clima sereno nelle relazioni interne, oltre che migliori condizioni di lavoro per ciascun operatore. In un particolare momento storico in cui le sempre crescenti esigenze di sicurezza del territorio richiedono sempre un maggiore sforzo ed impegno da parte di tutti noi. Altrettanto valido e puntuale è stato infine il contributo offerto dal personale dell'amministrazione civile e dell'interno impiegato nei vari uffici della Questura. Ringrazio per avermi onorato per la loro presenza i familiari delle vittime del dovere e rivolgo un ricordo commosso a tutti i caduti della Polizia di Stato, che il loro sacrificio sono esempio di gratitudine. Allora, dobbiamo essere ovviamente distribuiti, spalmati su 9 collegamenti. Io andrei a Bari perché vedo questa bella inquadratura del Teatro Piccinni, così Antonella Fazio ci può raccontare quello che sta accadendo, perché non abbiamo la contezza di quello che avviene sul palco perché è troppo distante. Antonella Fazio. Sì, direttore, allora lo speaker sta leggendo il messaggio del Presidente della Repubblica, proprio scritto in occasione del 172esimo anniversario della Polizia di Stato. Chiaramente la manifestazione, la cerimonia dovrebbe iniziare davvero, cioè è già iniziata con questo discorso, ma tra poco dovrebbero parlare, secondo protocollo, il sindaco di Bari e poi subito dopo il questore del capoluogo pugliese Giovanni Signer. Vediamo anche qui al Teatro Piccinni di Bari ci sono anche i ragazzi del progetto Pretendiamo Legalità, che è un progetto che la Polizia di Stato ha tenuto nelle scuole pugliesi, baresi e non solo. E poi invece sulla sinistra schierati ci sono i ragazzi della comunità frontiera della città dei ragazzi di Mola, che è sede della sezione giovanile delle Fiamme Oro. Quindi Gianni, in attesa del discorso del sindaco di Bari o del questore, al momento ti restituirei la linea. Perfetto, grazie. Allora, stanno parlando i questori di Taranto e Lecce, vedo anche al Verdi di Brindisi, evento che stiamo trasmettendo in ripresa integrale su Antenna Sud Extra 92, vedo che sta parlando il questore di Brindisi, Lionetti mi pare. Vediamo, ascoltiamo il live dal Teatro Verdi di Brindisi, un minuto e poi torniamo a Taranto.
al fine di garantire il diritto a manifestare, ma allo stesso tempo prevenire ogni forma di violenza o di illegalità. Lo stesso dispositivo viene adottato in occasione delle partite di calcio, dove si è riusciti a prevenire contrapposizione tra tifoserie violente. Ai servizi di ordine pubblico partecipa anche la polizia scientifica, con un'attività mirata a cristallizzare gli aspetti più importanti della manifestazione e nel ricostruire i fatti costituenti reato. Nei servizi di ordine pubblico viene impegnato principalmente personale della sezione servizi dell'ufficio di gabinetto, che assicurano anche servizi di istituto. Alle esigenze di ordine pubblico partecipa anche la polizia ferroviaria per il territorio di competenza, quindi in prossimità delle stazioni, e la polizia postale con un continuo monitoraggio del web. Altro ufficio del nostro sistema di sicurezza è la divisione polizia amministrativa e sociale, che si è distinta nella gestione e controllo delle autorizzazioni di polizia e nell'applicare tutte le direttive ministeriali per dar seguito in tempi brevi alle sempre più numerose richieste dei cittadini per il rilascio dei passaporti. E questo sembra che ci stia riuscendo anche bene. Come ho già detto, Brindisi è sempre stata una città aperta. Oggi il suo porto è considerato un porto sicuro, e quindi si ripete col passato, in un programma nazionale per accogliere le navi delle ONG con a bordo migranti soccorsi in mare. Nell'ultimo anno sono già arrivate 10 navi con questi migranti che sono stati portati a Brindisi, che abbiamo accolto e che abbiamo sistemato così. E allora andiamo velocemente a Potenza. Ha iniziato a parlare il questore Ferrari del capoluogo lucano. Sentiamolo in diretta dal Palapergola di Potenza. Un minuto per il questore Ferrari. Qui rappresentati dai loro comandanti, da cui in questi mesi ho ricevuto sempre una leale e costante collaborazione per affrontare i molteplici problemi di ordine e sicurezza pubblica in situazioni anche particolarmente delicate. Il coordinamento è un elemento di straordinaria importanza e credo che la nostra forza derivi soprattutto dall'operare in modo coeso, consci che esercitare i rispettivi compiti istituzionali in sintonia ci permetta di essere più efficaci e credibili tra la gente nell'esercizio della comune funzione di tutela della legalità, condizione indispensabile a garantire il progresso e lo sviluppo del nostro Paese. Al continuo mutamento dei sistemi di vita della collettività devono infatti corrispondere moduli organizzativi e di intervento adeguati alle nuove richieste di sicurezza dei cittadini. Infatti, la profonda trasformazione della società italiana ha anche creato nuove questioni che si sono sovrapposte a quelle tradizionali. Si pensi alle complessità che scaturiscono dai fenomeni della devianza giovanile e della violenza di genere, nonché ai fronti aperti in tema di sicurezza, da internet alle nuove tecnologie. In tale contesto, ove diventa fondamentale una pianificazione delle attività di prevenzione che valorizzi tutte le componenti del sistema sicurezza, ritengo altresì che assuma sempre maggiore rilevanza la collaborazione con il territorio. La nuova società richiede infatti una serie di misure di tutela della comunità civile, globalmente intesa, finalizzate a rafforzare la percezione nei cittadini che tutte le pubbliche istituzioni, non solo le forze di polizia, concorrono alla gestione delle problematiche urbane nel superiore interesse della coesione sociale. Andiamo a Lecce, torniamo a Lecce, e anche, facciamo così, un attimo solo a Potenza, ringraziamo il questore Ferrari perché ha fatto un saluto in apertura del suo discorso ad Antenna Sud per questa diretta che si sta effettuando, poi ce lo racconterà Francesco. Se mi senti, ci puoi dire quello che ha detto il questore velocemente prima di andare a Lecce? Ma velocemente, però dobbiamo essere velocissimi. Sì, velocemente riportiamo solamente i saluti del questore a tutti i telespettatori di Antenna Sud che stanno seguendo questa diretta anche da Potenza. A te la linea. Questore Modeo. Andiamo a Lecce dal questore Modeo. Se, eccolo.
186 pratiche per il rilascio di titoli di soggiorno e eseguito 81 provvedimenti espulsivi, considerato che questa provincia è uno dei luoghi di sbarco privilegiati per le orte di clandestini che dai Balcani raggiungono l'Europa attraverso le nostre coste. Voglio anche evidenziare l'importante lavoro svolto nel territorio dei dirigenti e del personale tutto dei commissariati distaccati, nello svolgimento sia dell'attività di prevenzione giudiziaria e sia nella gestione dell'ordine e sicurezza pubblica nelle zone di competenza. Ogni domenica siamo impegnati in servizi di ordine pubblico su tutta la provincia, in tante iniziative calcistiche e altro, e non c'è dirigente del commissariato che la domenica può stare a casa, almeno da settembre a giugno. Poi iniziamo il luglio e l'agosto con le periodi estivi e quindi insomma credo che dirigere un commissariato non sia il lavoro più semplice di questo esserci. Ma tutto ciò non sarebbe possibile senza l'instancabile lavoro della divisione di gabinetto, ponte di comando di una struttura complessa come la questura. Al personale tutto e al capo di gabinetto va il mio più sentito riconoscimento per quanto fatto. Una particolare considerazione per l'attività svolta dalle specialità della Polizia di Stato, la Polizia Stradale, il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia Postale delle Tricomissioni, la Polizia Ferroviaria, che con le loro professionalità sono un punto di riferimento imprescindibile. Vorrei inquadrare nell'intensa attività di prevenzione anche alcune iniziative avviate dalla Questura di Lecce sui temi della legalità, della memoria e dell'impegno civico, in sinergia con associazioni no profit private e pubbliche, con le quali abbiamo condiviso i valori di impegno civico dedicati soprattutto agli studenti del capoluogo della provincia. Allora, andiamo a Bari, è iniziato a parlare il questore Giovanni Signer, Teatro Piccinni, Bari. 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Oggi noi tutti esprimiamo l'orgoglio di appartenere alla forza dell'ordine che per legge ha il compito di tutelare la libertà, l'incolumità e i diritti delle persone, garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. In questi 172 anni la nostra amministrazione ha cambiato denominazione, consolidato e adeguato alla presenza sul territorio, anche in ragione dei traumi vissuti dalla nazione. I padri costituenti nel 1947 fecero riferimento alle autorità di pubblica sicurezza solo per la preoccupazione di stabilirne precisi limiti ai poteri che incidono sulle libertà e per garantirne l'imparzialità, prevedendo la possibilità per il Parlamento di vietare con legge ai suoi appartenenti l'iscrizione a partiti politici. Questa impostazione riproponeva la visione ottocentesca dei compiti della polizia, considerata come guardiano della proprietà privata e dell'ordine sociale, destinata sostanzialmente alla mera tutela collettiva dei comportamenti antisociali dei soggetti ritenuti devianti. Nel 1981, in piena lotta al terrorismo politico e allo stragismo eversivo, con la riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza, il Parlamento ha statuito l'ordinamento civile della Polizia di Stato, dichiarando che essa deve esercitare le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, esprimendo così il principio democratico che deve imporsi nel rapporto tra autorità e libertà. Con l'ordinamento civile, 43 anni fa, sono stati riconosciuti ai cittadini in divisa della Polizia di Stato il diritto di organizzarsi in sindacati e quello della parità di genere, garantendo alle donne di farne parte senza alcuna discriminazione economica e professionale. E sono state istituite nuove carriere che si attagliavano al livello culturale ormai raggiunto dai giovani italiani. I poliziotti sono stati tra i custodi delle libertà del Paese, quando ne è stato messo in pericolo l'assetto democratico, contribuendo alla sconfitta del terrorismo politico e alla disgregazione delle più pericolose organizzazioni mafiose, con un prezzo altissimo di vite umane. Il nostro primo pensiero va ai nostri caduti, e in modo particolare alle 16 vittime del dovere della terra di Bari, per il debito di riconoscenza che ci lega, avendo il loro sacrificio contribuito al riconoscimento sociale della nostra funzione. Dobbiamo andare a Roma adesso da Salvatore Petrarolo in Piazza del Popolo perché è arrivato il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Salvatore. Sì, vengono resi gli onori proprio al Presidente del Senato Ignazio La Russa e di fatto con l'arrivo della seconda carica dello Stato
comincerà la cerimonia della festa di polizia qui anche in Piazza del Popolo. In precedenza sono stati resi gli onori anche alla bandiera della Polizia di Stato. Sono stati ricordati alcuni appuntamenti che si terranno qui a Roma, sempre organizzati dalla Polizia di Stato. Ci piace segnalarne uno: dal 12 al 14 di aprile, quello che è definito il vero e proprio villaggio della legalità, insieme al Presidente del Senato, il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che passano in rassegna ovviamente gli schieramenti della Polizia. Che ci giungono in diretta per Antenna Sud da Roma. Allora andiamo a sentire uno stralcio del discorso del questore di Matera, Emma Ivagnes, grazie a questo contributo. Vediamo insieme. Un luogo di straordinaria cultura e bellezza, Piazza Duomo, in ossequio al nostro motto, esserci sempre, vicini e fra la gente, nel segno dei valori che appartengono al DNA di ognuno di noi, valori quali l'obbedienza, l'orgoglio, il dovere, il senso di appartenenza, che ogni poliziotto trasferisce nel proprio operato, contribuendo in tal modo a preservare la forza e la coesione delle istituzioni. Valori per i quali la Polizia di Stato ha subito negli anni dolorose ed incolmabili perdite. Ai nostri caduti e alle loro famiglie il primo pensiero di questa giornata ed infinita riconoscenza. Prevenire l'illegalità, reprimere i reati, tutelare l'ordine e la sicurezza democratica del Paese sono i nostri compiti istituzionali. Su queste direttrici si fondano le nostre iniziative. L'impegno della Polizia di Stato si sviluppa a tutto tondo attraverso il lavoro quotidiano dei comparti della Questura e delle specialità. Mi accingo quindi a tracciare un bilancio sintetico dell'attività nell'anno trascorso. Considerevole l'impegno della Polizia di Stato sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico per assicurare il pacifico e sereno svolgimento delle numerose manifestazioni, con la collaborazione fattiva dell'ufficio di gabinetto e del vicario e naturalmente con la collaborazione dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, nonché dei corpi di polizia locale e provinciale. Tra gli eventi di maggior rilievo, con il supporto prezioso e insostituibile dell'attività informativa della Digos e di quella tecnica altamente specializzata del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, ricordo l'intenso programma di festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna, la manifestazione show del 25 giugno a Policoro, con l'esibizione delle frecce tricolore, il presepe vivente tra i sassi di Matera. Nel periodo estivo si è svolto altresì un fitto programma di concerti musicali al Parco del Castello Tramontano e alla Cava del Sole, con cantanti e artisti di livello anche internazionale. I perduranti riflessi negativi del ciclo economico e gli impulsi protestatari di molte categorie del settore primario. E allora andiamo a Lecce, dove Maria Teresa Carozzo ci dice che stanno suonando i ragazzi della Scuola Media di Arnesano, un progetto di musica inclusiva sostenuto dal Ministero della Cultura. Vediamo Lecce in diretta, live dal Teatro Apollo. Direttore, al momento hanno appena terminato i ragazzi e si sta procedendo alla premiazione degli agenti della Polizia di Stato da parte del prefetto Luca Rotondi e del questore Massimo Modeo. Concesso al sostituto commissario Mario De Nanni, quiescenza. Sostituto commissario Claudio Fersini, quiescenza. Vice ispettore Mario Urso. Encomio concesso a vice ispettore Antonio Mogavero. Sovrintendente capo. Come vedete, si sta provvedendo in diretta alla consegna degli encomi. Davide De Rosa. Sovrintendente Giovanna Mele, sovrintendente Mario De Leonardis, vice sovrintendente Salvatore Nestola. Lode concessa vice questore aggiunto Antonio Miglietta, vice ispettore Antonio Maggi, sovrintendente capo Antonio Petrelli,
evidenziando capacità professionali. Mentre provvediamo a farvi vedere gli encomi, Matteo Russo vi farà vedere anche una carrellata di tutte le autorità e dell'affluenza all'interno del teatro, perché c'è veramente tanta gente e tanto calore, non soltanto di istituzioni, ma anche di gente che è voluta venire ad onorare la Polizia di Stato. Grazie, ha iniziato a parlare a Foggia il questore Rossi. Andiamo al Teatro Giordano per sentire le parole del questore foggiano. Il mio saluto e ringraziamento va al signor Procuratore della Repubblica, che oggi purtroppo assente per un impegno che lo tiene lontano da Foggia, che in questi anni ha rappresentato la guida sicura di un ufficio giudiziario di assoluta rilevanza e si è reso instancabile testimone e fautore dei processi di legalità sociale. Valoroso ringraziamento va poi ai comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che più da vicino concorrono alla tenuta dell'ordine e della sicurezza pubblica e che rappresentano con il diuturno impegno dei loro militari uno straordinario argine contro ogni forma di illegalità in questa provincia. La medesima vicinanza mia personale di tutti i poliziotti di foggiani va a tutte le altre istituzioni militari, civili e religiose, alle associazioni, alla scuola, che contribuiscono in tutto il territorio della provincia all'affermazione dei principi di giustizia e legalità. In tale ambito un ruolo di primaria importanza continua a svolgere la corretta informazione. Mi preme ringraziare i rappresentanti delle diverse testate giornalistiche che hanno inteso onorarci della loro presenza. Personale apprezzamento rivolgo ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno che con misurata passione svolgono il ruolo per il benessere del personale. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro, con il nostro arcivescovo in testa, che stamattina hanno inteso donare il sangue aderendo alla campagna promossa dalla Polizia di Stato con l'associazione Donatori Nati. Come accennavo prima, l'odierna celebrazione per me è anche il momento per fare un breve consuntivo del periodo trascorso in questa provincia, caratterizzato da un impegno intenso e da una particolare cura per un territorio estremamente difficile. Gli straordinari risultati operativi conseguiti dalla Polizia di Stato, associati a quelli altrettanto significativi, ecco, allora torniamo un attimo a Roma perché sta parlando il capo della polizia, Vittorio Pisani. Salvatore Petrarolo. Sì, appena cominciato a parlare il capo della polizia, lo ascoltiamo per qualche istante. Prima è stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Autorità, gentili ospiti, cittadini, la vostra presenza è un segnale tangibile della stima e della fiducia nel nostro operato. Per noi, servitori dello Stato, non può esserci gioia più grande del nostro giorno di festa che raccoglie contemporaneamente l'abbraccio delle istituzioni vi rappresentate e quello della gente che in questa famosa e splendida piazza ci ha posto e ci accoglierà nei prossimi giorni fino a domani. Un deferente saluto rivolto al signor Presidente della Repubblica, al suo autorevole messaggio, in cui sono tracciate le linee guida del nostro operato e di cui faremo perfettamente. Ringrazio il Presidente del Consiglio, non solo per la sua costante vicinanza, ma per l'occasione offerta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza mediante il disegno di legge presentato in Parlamento di riscrivere nuovi modelli organizzativi e gestionali indipendenti alle attuali esigenze della sicurezza. Abbraccio i vertici delle altre forze di polizia con i quali ci legano rapporti di stima e di amicizia che comune un sistema di valori e di competenze. Saluto i vertici delle forze armate il cui contributo al bene della sicurezza della Repubblica è sempre più partecipativo e condiviso. Poi il contatto intelligence per il loro sostituibile modello a un posto informativo su valori al senso e sostegno dei nostri comuni.
Ringrazio gli altri rappresentanti della magistratura. La costante guida dell'autorità giudiziaria garantisce che il nostro operato sia sempre utile e utilizzabile ai fini dell'azione penale. Ed infine le organizzazioni sindacali, non certamente bensì un primario punto di riferimento e di dialogo per avere piena consapevolezza delle esigenze degli uomini della Polizia di Stato, di che i loro bisogni e il loro benessere siano puntualmente curati. La festa della Polizia, che oggi si celebra in contemporanea, un anniversario, anche una giornata di riflessione, una giornata in cui modernità non si sente bene. Ed è proprio da questa immagine che dobbiamo avviare le riflessioni. Rientriamo in attesa di perfezionare anche il collegamento con la capitale. Andiamo a Bari, Teatro Piccinni, il questore Giovanni Signer. Sì Gianni, il questore sta iniziando a snocciolare tutta una serie di numeri. Questo chiaramente è che sta un po' interessando tutto il sud Italia, vuol dire che il nostro regione non ha questa appeal, non ha più quell'appeal nei confronti dei migranti. Il nostro ufficio immigrazione riceve 200 migranti al giorno, recentemente in un anno siano passati da 80 al giorno a 170 al giorno, adesso invece sta parlando dei permessi di soggiorno. Il questore Signer ha parlato, ha fatto riferimento alle operazioni della squadra mobile a Pitonto e a Corato. Negli ultimi 12 mesi le attività della polizia scientifica, che sono aumentate di 1200 unità rispetto al 2022, ha parlato della collaborazione con la Guardia di Finanza e con i Carabinieri, soprattutto per il controllo del territorio durante le campagne olivicole. E poi in apertura del suo discorso, dopo un excursus insomma di quella che è l'attività della Polizia di Stato, ha parlato di due episodi importanti che hanno segnato l'attività della Polizia in questo 2023, ovvero due criticità le ha definite, ovvero quella del 24 giugno dello scorso anno, ovvero il corteo funebre, che poi tra l'altro ha fatto il giro del web, insomma ha avuto grande rilevanza a livello mediatico, il corteo funebre contromano su Viale Giovanni Paolo II dopo la morte di Christian Di Gioia, avvenuta per un incidente stradale. Ci furono 12 provvedimenti da parte della DDA di lì a 15 giorni, e poi il 26 agosto dello scorso anno, quando il gruppo di ambientalisti bloccò alle 8:30 di mattina la strada statale 16, che è stata poi liberata in poco tempo dal nono reparto della squadra mobile. Grazie Antonella, dobbiamo andare a Taranto, è finita la festa della Polizia nel capoluogo ionico. Sta parlando di nuovo ai microfoni il questore Gambino, sentiamolo. A parte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, ringraziare tutti quegli enti che collaborano con noi quotidianamente nel tentativo di portare avanti la nostra mission, che è quella di servire appunto il territorio. Siamo in diretta, signor questore, ben ritrovato. Lei Massimo ha parlato ai suoi uomini dicendo più volte: determinazione, entusiasmo e professionalità sono peculiarità dei miei uomini, delle mie donne, e che ogni giorno mettono in campo in una città che può davvero dare tanto. Deve semplicemente, noi siamo al lavoro per questo, per togliere quello stigma che si vive Taranto e provincia. Beh, l'entusiasmo è quello che io provo ancora oggi a 61 anni nel fare, anche nel preparare questa cerimonia, ma come nel fare tante altre cose, le più stupide, le più semplici, le meno impegnative, a parte questa che comunque richiede un certo impegno. L'entusiasmo è il volano della nostra attività, e l'entusiasmo che noi mettiamo spero serva anche al territorio a comprendere quanto noi facciamo per questa provincia, perché possa migliorare. Un discorso, quello in apertura, perché che sul lei palco, ha aperto con un pensiero. Si sta affrontando il tema del bullismo al Teatro Apollo. Maria Teresa Carrozzo. Direttore, vediamo sul palco un momento molto emozionante, perché il questore Modeo sta dando la parola a dei ragazzi
che sono state vittime di bullismo e hanno portato avanti dei, questo, diciamo, dei lavori. Io farei sentire le loro voci e le loro testimonianze. Hanno testimoniato le difficoltà di confrontarsi con, all'interno della generazione, e anche il problema del cyberbullismo, poiché il rapporto con questi nuovi supporti informatici in realtà, invece di avvicinarli alla comunità, li allontana. E grande calore, come vedete, anche da parte della platea, e soddisfazione da parte del questore. Questo momento in cui si pone l'accento su uno dei fenomeni, una delle piaghe sociali che purtroppo siamo costretti a commentare, a raccontare, il bullismo, e in questo particolare momento storico il cyberbullismo, che purtroppo, dobbiamo dire, riempie le cronache della nostra vita giornalistica. Vedete il momento di celebrazione con il questore Modeo. Mi pare che di spalle ci sia anche il prefetto Rotondi, Maria Teresa, adesso non riesco a vedere dal monitor, però ecco. Sì, direttore, al momento il prefetto Luca Rotondi sta premiando, sta dando delle medaglie per premiare i ragazzi per la collaborazione, il messaggio. Perfetto. E per il lavoro svolto non soltanto all'interno del loro istituto scolastico, ma all'interno. Grazie. Della comunità scolastica tutto. Hanno realizzato dei disegni che sono stati mostrati, esposti qui sul pannello, ma sono anche all'entrata del teatro e possono essere. Grazie. Visionati dalla comunità tutta. Grazie Maria Teresa, c'è il prefetto di Taranto in diretta con Valentina Fanigliulo. Per ricordare alla comunità l'impegno costante della Polizia di Stato, che oggi festeggiamo nel 172esimo anniversario della fondazione. La Polizia di Stato, il questore come responsabile autorità tecnica di pubblica sicurezza, danno un apporto essenziale, e la chiave di volta è proprio il coordinamento delle forze di polizia, una funzione che viene svolta direi con un impegno quotidiano profuso a favore della città, ma di tutta la provincia. Una provincia e un capoluogo così belli, così importanti, ricchi di testimonianze storiche e di cultura, meritano davvero il massimo impegno per la sicurezza effettiva e percepita da parte della cittadinanza e da parte anche dei turisti, di tutti coloro che fortunatamente in aumento vengono a visitare queste bellissime località. Taranto e la sua provincia offrono tanto, e allora è davvero importante questo impegno ed è importante ricordarlo a tutti. Eccellenza, lei giustamente ha fatto riferimento a quella che è la percezione della sicurezza, ed è proprio per raggiungere sempre insomma, in maniera più ampia questo obiettivo che il questore ha parlato di luoghi simbolo. Dice: siamo partiti 3 anni fa con l'università, quindi siamo stati in mezzo agli studenti, alle nuove generazioni, l'anno scorso in un quartiere simbolo che ha bisogno di sapere che la polizia c'è, quest'anno siamo vicini agli imprenditori, al tessuto economico. Sì, il tessuto economico è stato all'attenzione, io sono qui da poco più di sei mesi, è stata l'attenzione costante, perché come sapete numerose sono state le manifestazioni per rivendicare e ottenere dei risultati in ambiti diversi, non solo l'ex acciaieria, ma tante realtà produttive. Allora anche qui il coordinamento e l'azione comune delle forze di polizia sono importantissime, perché venga salvaguardato il diritto di manifestare, ma nel contempo anche la sicurezza della comunità e la percezione della sicurezza che la comunità stessa ha. Perfetto, grazie, andiamo mille, a Foggia. Mille, andiamo a Foggia perché volevo sentire le ultime parole del discorso del questore Fernando Rossi. Antonella Davola è nel Teatro Giordano, sentiamo Rossi. Il superamento delle zone grigie, purtroppo in larga parte ancora presenti in questa realtà, rimane un obiettivo da raggiungere per poter mettere all'angolo definitivamente la criminalità organizzata, ma ciò potrà accadere solo con il necessario concorso della società civile. Esserci sempre, come amo dire, la declinazione del nostro modo di esistere in funzione dei bisogni e delle aspettative della gente,
e mi auguro di poter essere sempre all'altezza di questo compito gravoso, ma al contempo esaltante. Viva la provincia di Foggia, viva le donne e gli uomini della Polizia di Stato. Grazie. Senti, Antonella Davola. Sì, eccoci, direttore. Possiamo quando fare... sentito il sì. Questore appena... Vai, vai. Concluso il suo discorso e si è concentrato prevalentemente sul racconto di quello che è stato fatto quest'anno. Una cosa vorrei sottolinearla, ha ricordato a tutta la comunità come siano diminuiti ecco, i delitti dal 2022 al 2023, segno tangibile del risultato ottenuto appunto dalle forze dell'ordine su questo territorio. E soprattutto il questore ha voluto sottolineare il rapporto di fidelizzazione con la comunità e il loro importante contributo nella realizzazione delle operazioni a contrasto della criminalità. Questo è un po' il senso di tutto il discorso. Adesso si andrà avanti chiaramente con le premiazioni anche qui a Foggia e poi la cerimonia si concluderà. Grazie Antonella, andiamo a Taranto, c'è il sindaco Melucci, poi torneremo a Potenza e a Roma. Questo per la nostra regia il percorso. Sindaco di Taranto. Dell'ex Silva, evidentemente però quando si cambia pelle, quando si cresce, quando il sistema economico e anche la qualità della vita va articolandosi in senso diverso, subentrano altri rischi, altre motivazioni per la sicurezza, altre esigenze per la comunità, per la collettività a tutti i livelli, e in questo il lavoro che svolgono tutte le parti istituzionali a partire dalle forze dell'ordine è essenziale. Il questore molto opportunamente ha ricordato come se Taranto sta crescendo continuamente in termini di flussi turistici, a cominciare dal traffico crocieristico, lo dobbiamo anche alla percezione diffusa, oltre che ai numeri oggettivi, di un territorio sicuro, accogliente, e questo è un elemento anche di programmazione economica per la pubblica amministrazione. Quindi veramente un grazie agli uomini e alle donne della Polizia di Stato per quello che fanno, buttando il cuore oltre l'ostacolo, a volte anche oltre i loro compiti stretti come dire istituzionali, perché questo consente a Taranto di portare avanti e completare quella trasformazione generale che in questi anni abbiamo impostato tutti insieme. Una trasformazione generale, dice sindaco, una percezione della sicurezza che sicura aumenta grazie alla sinergia, tra l'altro. Ecco, lei che guida la città di Taranto da diverso tempo, a livello generazionale, io le dico, questa trasformazione, soprattutto tra i giovani, la cultura della legalità, della sicurezza, della correttezza di buon cittadino, a che punto è, quanto si è fatto e quanto ancora se c'è da fare? Come in tutte le grandi realtà, realtà post-industriali, abbiamo ancora da contrastare sacche di degrado, però voglio ricordare che questa è una città da 200.000 abitanti, con un hinterland da quasi 600.000 abitanti, con presenze industriali, insomma con delle situazioni paragonabili a quelle delle città medio-grandi di questo paese, una delle prime 20 realtà economiche in termini di residenti del paese. Significa che i numeri che noi registriamo sono assolutamente in linea con la media generale e assolutamente sostenibili. Questo non deve... Andiamo a Potenza, Francesco Cutro, perché è finito il discorso del questore Ferrari, ma ci sono delle premiazioni e altri eventi. Raccontaci un po' in sintesi quello che è successo. Sì Gianni, siamo al momento della consegna delle ricompense e delle benemerenze, saranno consegnate questa mattina 13 altre, ha detto il questore di Potenza, verranno consegnate in una apposita manifestazione. Sul palco vediamo insieme al questore Giuseppe Ferrari anche il prefetto di Potenza, sua eccellenza Michele Campanaro. In questo momento si stanno consegnando una benemerenza agli ispettori Giuseppe Sarli e Antonio Cirelli. Perfetto, quindi scusami, continuerà ancora per un po' Francesco, questa torniamo consegna dopo. Dei premi che si... Torniamo dopo anche per le dichiarazioni al nostro microfono del questore Ferrari. Voleva andare a Roma da Salvatore Petrarolo perché ha preso la parola il ministro dell'Interno Piantedosi. Salvatore Petrarolo, nostro inviato nella capitale. Sì, grazie direttore. Allora, sta parlando il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha aperto il suo discorso ricordando
le vittime dell'incidente sul lavoro che è avvenuto ieri nella centrale idroelettrica in Emilia, e lì c'è stato un applauso anche di tutta la piazza, di tutti i presenti in Piazza del Popolo. Ha terminato di parlare da poco il capo della polizia Vittorio Pisani, a proposito alcuni passaggi importanti di questo intervento. Ha ricordato i momenti di tensione che si sono registrati poche settimane fa, di fatto con alcuni scontri durante le manifestazioni di piazza. Il capo della polizia di Pisani ha ribadito che appunto bisogna contemperare i toni provocatori ma contenere anche le tensioni, ed è questo il compito degli agenti di polizia. Ha ricordato che c'è la paura dei cittadini, che è il nemico più insidioso, perché appunto c'è una percezione di insicurezza che è maggiore rispetto ai risultati e ai dati reali. Ha chiesto e ha ribadito la necessità di essere presenti tra la gente, sulle strade, trasmettere fiducia e serenità, e poi ha ringraziato, tra l'altro in chiusura, poi ti restituisco la linea, ricordato che ci sarà la medaglia d'oro al valor civile alla bandiera della polizia per le attività degli atleti del Corpo di Polizia di Stato che hanno ottenuto importanti risultati in campo sportivo. Ha salutato anche gli atleti paralimpici. Adesso sta parlando, come dicevamo, il ministro degli interni Matteo Piantedosi. Grazie Salvatore, vediamo delle bellissime immagini della parata che si sta tenendo in Piazza del Popolo. Andiamo a Lecce, perché Maria Teresa Carrozzo è un ospite. È finita la cerimonia nel capoluogo salentino, vero Maria Teresa? Direttore, sì, è finita, e le autorità stanno uscendo. Al mio fianco il presidente della provincia di Lecce, nonché sindaco di Gallipoli, e Stefano Minerva. Il ruolo della Polizia di Stato è particolarmente importante per tutelare e controllare il territorio e dare fiducia ovviamente anche a voi istituzioni. È necessario e fondamentale, la nostra presenza oggi testimonia non solo la vicinanza e l'affetto al questore che seguendo il lavoro già fatto dal suo predecessore sta veramente tenendo un rapporto con il territorio stretto di salvaguardia e soprattutto di prevenzione. Il loro lavoro, il lavoro della Polizia di Stato, è fondamentale, perché noi abbiamo la necessità di vivere in un territorio sicuro, abbiamo la necessità non solo di produrre sistemi di sicurezza efficienti, ma abbiamo soprattutto il dovere di far sentire i nostri cittadini tutelati. Un sistema che funziona, un paese sano, lo è grazie anche allo straordinario lavoro di questi uomini. La nostra presenza oggi testimonia questo ed è anche un segno di gratitudine al loro lavoro. Grazie mille Presidente Minerva. Direttore, se abbiamo ancora un minuto, io vi farei sentire una voce importante, che è anche la voce degli imprenditori, imprenditori che si sentono tutelati proprio dagli uomini delle forze dell'ordine. E abbiamo proprio il Presidente. Presidente Nicolì, siamo in diretta su Antenna Sud, posso rubarle un minuto? Presidente di Confindustria, dottor Nicolì, quanto è importante il ruolo della Polizia di Stato per voi imprenditori? Noi non riusciremmo a fare gli imprenditori se non li facessimo in una situazione di assoluta sicurezza. E la Polizia di Stato, in questo caso il nostro presidio più importante insieme alle altre forze dell'ordine. Se non ci fossero Polizia di Stato, Carabinieri, tutte le forze dell'ordine, per noi sarebbe veramente impossibile poter fare impresa. Siamo veramente grati alla Polizia che celebriamo oggi, ma anche alle altre forze dell'ordine, perché ci consentono di lavorare in sicurezza, e questo significa in serenità, in una logica di sviluppo del territorio che è fondamentale. Grazie mille Presidente Nicolì. Direttore, come vedete, facciamo fare una veloce carrellata da Matteo Russo, le autorità stanno uscendo, abbiamo il procuratore e Maruccia, le posso rubare in diretta una domanda o mi dice di no? Sì, perché non mi sono fermato prima, perché sopraggiungeva il questore per la rassegna dello schieramento e non era il caso di fermarsi. Signor procuratore, quanto è importante il ruolo della Polizia di Stato, il supporto al vostro lavoro e alle vostre indagini? È un supporto essenziale e che si svolge a 360 gradi,
compiti di prevenzione che la Polizia di Stato assolve con efficienza, e molte volte non si vede questo lavoro perché impediscono i reati, impediscono la commissione di illeciti, e sono stati dati dei risultati oggi molto importanti sul piano appunto della prevenzione. E il rapporto con la magistratura della Polizia di Stato è assolutamente proficuo, e oggi sono state conferite delle onorificenze al personale della Polizia per indagini che si sono concluse con la cattura di numerosi appartenenti alle organizzazioni criminali. Una giornata bella nella quale l'intera comunità esprime la gratitudine al corpo della Polizia di Stato per la vicinanza, per l'intelligenza con cui svolge il suo lavoro. Tutti noi cittadini dobbiamo essere grati al lavoro delle forze dell'ordine e della Polizia di Stato in particolare. E noi ringraziamo lei, procuratore, grazie mille. Direttore, abbiamo appena sentito la voce del procuratore generale Antonio Maruccia. Io le ripasso la linea in studio cercando di prendere qualche altra voce, considerando che la festa della Polizia di Stato qui a Lecce ormai è terminata. Molto bene, grazie. Maria Teresa ci ha portato delle voci autorevoli, istituzionali. Andiamo a Foggia perché Antonella D'Avola ci racconta quello che sta avvenendo sul palco del Teatro Giordano. A te, Antonella. Gliela posso rubare? Però mi deve aspettare un minuto perché sì, direttore, proprio in questi istanti si stanno svolgendo una serie di encomi e di encomi solenni. Come vedete, il questore ed il prefetto sono sul campo a consegnare loro in prima persona questi encomi. La speaker sta precisando le motivazioni della premiazione. E generoso altruismo espletavano un'attività di soccorso pubblico che consentiva di trarre in salvo una donna rimasta intrappolata all'interno della propria autovettura a seguito di un grave incidente stradale. Nella circostanza, i dipendenti, dopo aver preservato la vittima con una coperta ignifuga, riuscivano a spegnere le fiamme alimentate dal vano motore, scongiurando l'esplosione del veicolo. Foggia, 19 luglio 2019. Ecco gli applausi e la consegna degli encomi. Encomio all'ispettore della Polizia di Stato Massimo Marro, in servizio presso la divisione Polizia Amministrativa, con la seguente motivazione. Evidenziando spiccate capacità professionali, io, direttore, coglierei l'occasione anche per precisare e ricordare una cosa importante che il questore ha voluto sottolineare, ovvero che i risultati che si sono ottenuti nell'ultimo biennio qui in provincia di Foggia sono sicuramente nettamente superiori rispetto a quelli raggiunti negli anni precedenti. È chiaro che il territorio è un territorio complesso, ma il questore ha voluto infondere maggiore fiducia nella cittadinanza per come dire, continuare ad avere fede rispetto ai risultati che si raggiungeranno per raggiungere quella svolta, ecco, in cui confida tutta la provincia, e a suo dire, ecco, siamo sulla buona strada. Sì. Allora, mi pare che ci sia il prefetto a Lecce con Maria Teresa Carrozzo, il prefetto Luca Rotondi, poi abbiamo Bari perché si è conclusa anche al Teatro Piccinni la manifestazione. Maria Teresa, è il prefetto? Sì. Siamo qui da Lecce, perfetto. Come le ho accennato nel precedente collegamento, la festa della Polizia di Stato, la 172esima edizione qui a Lecce ormai è terminata. Al mio fianco ho l'onore di avere Sua Eccellenza il prefetto di Lecce, Luca Rotondi. Sua Eccellenza, è sempre un momento importante. Il questore ha detto: non chiamiamo la festa perché non vogliamo essere autocelebrativi, ma chiamiamola commemorazione perché venga evidenziato tutto il lavoro fatto dagli uomini della Polizia di Stato sul territorio. Sì, siamo tutti stati commossi, abbiamo avuto anche un momento di raccoglimento apprezzabilissimo in onore dei due carabinieri
che purtroppo dei quali ieri sono svolti i funerali, perché il comparto sicurezza e polizia di Stato, che oggi viene celebrata per il 172esimo anniversario della fondazione, ma è anche comparto sicurezza, e quindi tutti coloro che lavorano per la sicurezza dei cittadini, e quindi polizia di Stato, arma dei carabinieri e guardia di finanza, vanno visti in un contesto unitario di cornice, di protezione per i cittadini. Come ha detto il Presidente della Repubblica, l'operato della Polizia di Stato è fondamentale affinché la coesione sociale, che è vitale per una società moderna e democratica, vada avanti e sia sviluppata. Quindi affinché le garanzie costituzionali siano pienamente rispettate, il ruolo della Polizia di Stato, sempre più tecnico, sempre più professionale, anche con le nuove sfide della tecnologia, è un ruolo che è sempre al passo coi tempi. Ecco, io ho visto con grande attenzione quante iniziative ha fatto la Polizia di Stato in questa provincia, anche con i ragazzi, anche per un confronto, anche con le nuove generazioni. Quindi grazie, sono grato alla Polizia di Stato, al Questore che ha organizzato così bene questa manifestazione e che si opera con grande incisività su tutto il Salento. Grazie mille Sua Eccellenza, grazie. E direttore, da Lecce potrebbe essere tutto, certo, ovviamente certo. Ulteriori approfondimenti noi li forniremo nel TG che inizierà subito dopo questo speciale, quindi volge al termine la festa della Polizia di Stato e noi ripassiamo la linea a lei e agli altri colleghi per grazie, le prossime Maria altre province. Grazie Maria Teresa per il tuo preziosissimo lavoro. Andiamo a Bari, c'è Antonella Fazio con il sindaco De Caro. Antonella. Allora, sì, direttore, la cerimonia si è appena conclusa, insomma, con le varie premiazioni. Com'è adesso il sindaco di Bari, Antonio De Caro, 172 anni della polizia. Lei non li ha fatti tutti, 172 no. Chiaramente, però insomma in questi ultimi dieci anni ha collaborato strettamente. Beh, le forze dell'ordine, la polizia in questo caso, in cui festeggiamo i 172 anni, sono sempre stati vicini alla nostra comunità, ci hanno accompagnato, protetto, è stato un percorso importante e grazie al loro contributo e alla magistratura per fortuna sono riusciti anche a decapitare la stragrande maggioranza dei clan criminali. È chiaro che poi ci sono delle fibrillazioni all'interno dei clan, ma è stato fatto un lavoro importante che ha migliorato anche le condizioni di vita economica e sociale della nostra comunità. Proprio nella scorsa settimana si è tenuto l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica proprio per controllare e presidiare meglio il territorio. Che risposta c'è stata dalle forze dell'ordine? Beh, la risposta è positiva, c'è stato un incremento dell'attività di controllo perché sia le modalità dell'agguato sia lo spessore criminale della persona che ha subito l'agguato fanno temere delle ripercussioni, quindi sono stati aumentati i controlli all'interno del territorio cittadino, hanno rassicurato la città in questo senso. Io ringrazio il sindaco di Bari Antonio De Caro perché lo devo cedere agli altri colleghi. Direttore, ti richiederò tra pochi minuti la linea quando avremo il numero uno della questura di Bari, il dottor Signer. Perfetto, grazie. Vediamo cosa sta accadendo a Taranto con Valentina Fanigliulo, dove si è conclusa da pochi minuti la festa della polizia presso la Cittadella delle Imprese. Vedo una bella motocicletta bianca-azzurra della Polizia di Stato. Esatto, direttore, ed è proprio così, ci sono le moto della polizia, naturalmente ci sono tutti i bimbi che in questo momento stanno provando a salire, perché questa, come ben si sa, è la festa, è un'occasione, però è un'occasione di condivisione. Qui ci sono gli uomini e le donne della Polizia di Stato, ci sono le loro famiglie ed è questo proprio il senso profondo. Alla mia destra, come potete vedere, c'è anche una volante della Polizia di Stato. Qui in realtà la cerimonia si è appena conclusa, quindi è il momento in cui famiglie e colleghi si cominciano a ritrovare all'esterno della Camera di Commercio, si scambiano un po' i convenevoli, si parla di qualcosa e soprattutto si riscopre quel senso di appartenenza che si rinnova non una volta l'anno, ma si rinnova quotidianamente. Forti le parole del questore Massimo Gambino, perché dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro Piantedosi e poi ancora di Vittorio Pisani, il capo della Polizia,
in questo posto, nella cittadella delle imprese, al centro congressi della Camera di Commercio, è stato più volte ribadito: ci siamo tutti i giorni. Perfetto. Quotidianamente. Perfetto Valentina. Grazie. Abbiamo il questore di Potenza in diretta con Francesco Cutro, il questore Ferrari, che ringraziamo per aver citato la nostra emittente, ringraziandola a sua volta. A te Francesco. Sì Gianni, siamo con il questore di Potenza, il dottor Giuseppe Ferrari. Dottore, innanzitutto auguri, auguri a lei e alle donne e agli uomini della Polizia di Potenza, un evento che serve anche un po' per fare il bilancio dell'attività svolta e anche di vedere quelle che sono le prospettive future della Polizia, sempre a sostegno della sicurezza dei cittadini. Sì, il bilancio è sicuramente un bilancio positivo. Chiaramente io ho raccolto anche il lavoro fatto dal mio predecessore, perché io sono arrivato a luglio, però i dati sono molto eloquenti. Soprattutto negli ultimi mesi abbiamo avuto un impegno che io ho evidenziato inerente ai servizi di ordine pubblico che devo dire hanno dato sempre degli esiti positivi. Quindi questo è un elemento che va sottolineato, e così come vanno indicate quelli che sono gli obiettivi che ci stiamo dando, che sono quelli di potenziare la nostra presenza sul territorio della provincia. Un potenziamento anche a livello pratico, abbiamo visto nelle ultime settimane sono arrivati 20 nuove unità, mezzi nuovi. Qual è il messaggio che in questa giornata, dottore, lei si sente di rivolgere ai cittadini? Ma quello che voglio dire è che noi ci siamo sempre, quindi, e lo stiamo dimostrando con una nostra maggiore presenza sul territorio. Noi sappiamo che la Basilicata, la provincia di Potenza, viene definita un po' come un'isola felice, dove chiaramente il livello di criminalità rispetto alle altre città, alle altre province, è un po' più basso, ma questo è anche dovuto proprio dal lavoro che quotidianamente la polizia insieme alle altre forze dell'ordine mette in campo, ma non bisogna chiaramente abbassare la guardia. No, non bisogna abbassare la guardia, soprattutto sul fronte della criminalità organizzata. Io ho evidenziato questo aspetto nel mio intervento, perché ritengo che soprattutto in questo momento dobbiamo tenere alta la guardia, e l'impegno che mi sono preso oggi è proprio quello di garantire che saremo sempre molto attenti a contrastare le infiltrazioni mafiose. Dottore, io le riporto intanto il ringraziamento da parte di tutta la redazione del gruppo Distante per la vostra disponibilità, per averci dato la possibilità di seguire questo evento in diretta. No, io vi ringrazio adesso, vi ho ringraziato durante il mio intervento, è un piacere lavorare con voi, ci vediamo tutti i giorni e quindi questo credo che sia una festa anche per voi, perché è una festa che vogliamo condividere proprio anche con voi operatori dei mezzi di informazione. Grazie, grazie mille, ringraziamo Gianni, il questore di Potenza, ti restituisco la linea allo studio. E allora andiamo a Matera, restiamo in Lucania perché Gianmarco Sansolino ha avvicinato il questore di Matera, la dottoressa Emma Ivagnes. Sentiamo Gianmarco. Riprendiamo la linea da Matera, questa volta Piazza Duomo, è qui che si svolgerà la cerimonia per i 172 anni della Polizia di Stato. Siamo in compagnia della dottoressa, il questore di Matera, Emma Ivagnes. Intanto buongiorno e bentrovata. Grazie, grazie e benvenuti, fa piacere la vostra presenza anche fra noi in questo giorno che è la nostra festa. È la 172esima dalla fondazione, il corpo nasce infatti nel 1852 e poi nel 1981 con la legge 121 c'è la trasformazione, e l'attuale Polizia di Stato, quella che vive tra la gente, che anche oggi infatti esserci sempre, il nostro motto che anche oggi condiziona la festa. Ecco, esserci sempre, ma anche ovunque. Ricordiamo la scorsa celebrazione, quella dello scorso anno, in una zona periferica appositamente scelta. Questa volta invece lo scenario è completamente diverso. Siamo nel cuore dei Sassi, in particolare questa zona che divide i due Sassi materani, dinanzi ad una cattedrale del XIII secolo. Pensate un po'. Una scelta differente quest'anno, come mai? Differente non è proprio la verità, nel senso che stiamo attraversando la città, siamo partiti da nord e arriveremo a sud, naturalmente non potevamo saltare il centro, e questo è il cuore pulsante della città, di una bellezza straordinaria, di cultura,
Chiaramente ci sono tantissime donne e uomini in alta uniforme della Polizia di Stato. Oggi verranno consegnati anche i riconoscimenti del capo della Polizia. E poi vediamo tanti studenti, perché avete approfittato anche per posizionare una serie di specialità della Polizia. Vedo la Polizia Postale delle Comunicazioni e altre caratteristiche proprie del poliziotto, che agisce su tutti i campi evidentemente. Sì, abbiamo scelto diciamo tre stand, uno bellissimo della Polizia Scientifica naturalmente, poi della Polizia Postale e poi della Polizia Stradale. Ci sono delle brochure che verranno dedicate ai non solo agli studenti, ma a tutti coloro che ritengono sostare, curiosare. Non le rubiamo altro tempo, tra poco ascolteremo in diretta il suo discorso, sta per iniziare la cerimonia ufficiale. Un'ultima domanda però rispetto proprio al suo lavoro qui: è arrivata circa un anno fa, era il gennaio del 2023, è passato un anno e tre mesi in realtà. Soddisfatta del lavoro svolto, un bilancio può essere positivo? Guardi, sono soddisfattissima e tra tutte le cose che mi hanno colpito in questo periodo, ma soprattutto in questi ultimi mesi, è la partecipazione della comunità. Ci sono state diverse situazioni in cui grazie proprio al supporto dei cittadini, alle notizie che ci sono arrivate dai cittadini, alla loro collaborazione, siamo riusciti a portare a compimento delle operazioni, degli interventi, insomma, con successo. Grazie alla dottoressa Emma Ivagnes, il questore di Matera. Tra poco l'inizio della cerimonia, noi saremo pronti a richiedervi la linea proprio per farvi ascoltare il suo discorso in diretta. Grazie Gianmarco. Grazie Gianmarco Sansolino. Andiamo subito a Bari, perché c'è il questore di Bari in diretta con Antonella Fazio. Sì, sì, direttore, c'è il questore Giovanni Signer che ha tenuto un discorso, ovviamente ha aperto il suo discorso parlando della storia della Polizia di Stato, ma attenzione anche al metaverso ha dato, bisogna stare attenti anche a questo nuovo tipo di reati che potrebbero configurarsi in futuro. Perché ancora il nostro ordinamento non si è adeguato, perché molti reati si potranno commettere nella realtà virtuale. Tempo dietro sentivo parlare i colleghi della Polizia Postale, dove hanno ricevuto una denuncia di una giornalista che per scrivere appunto un pezzo aveva creato il suo avatar sul metaverso e aveva subito una molestia sessuale da altri avatar. Il nostro ordinamento non prevede la punibilità di questo tipo di comportamento, per cui dovremo sia dal punto di vista tecnologico noi adeguarci, ma la società dovrà affrontare questa nuova sfida. Durante il suo discorso, questore, lei ha parlato di due criticità in particolare. Nel 2023 ha citato il caso di Christian Di Gioia, il giovane morto a Iapigia nell'estate, il corteo funebre contromano che su Viale Giovanni Paolo II di Bari, che è sotto il carcere, che ha fatto il giro del web, e poi ha parlato anche del blocco stradale ad agosto invece degli attivisti, i ragazzi pro ambiente. Sono state due operazioni importanti da parte della Polizia. Chiaramente due contesti totalmente diversi. Nel primo caso è stato importantissimo individuare i responsabili, ai quali è stata contestata sia la minaccia al conducente del carro funebre che il blocco stradale. Questo purtroppo ha imposto in successive occasioni, di emettere il divieto di funerali in forma pubblica. È un fatto grave che sapete tutti qual è il clamore che ha destato e purtroppo quella che è stata la ricaduta anche un po' sulla comunità barese. Credo che l'importanza della squadra mobile sia stata importante, l'individuazione dei responsabili e l'emissione dei provvedimenti restrittivi da parte dell'autorità giudiziaria. Per quello che riguarda invece l'altro episodio, quello di agosto, il fatto di essere intervenuti 5 minuti dopo il blocco stradale chiaramente presuppone un'attività di prevenzione che sta a monte e che non si vede. Invece, questore, si vede, almeno dai numeri che lei ha fornito durante il suo discorso, meno furti, meno rapine e più chiamate, più arresti in flagranza. Ci sono state meno chiamate al 113. Sì, è più arresti in flagranza. Probabilmente questo è anche dovuto al fatto che nella seconda metà del 2023 è aumentato il numero di pettuglie che abbiamo sul territorio. Ultimo fenomeno, quello dei reati predatori, rapine, spaccate, soprattutto nel capoluogo, e anche le baby gang.
Allora, per quello che riguarda le baby gang, è pericoloso parlare di baby gang, perché se parliamo di baby gang diamo un'identità a questi ragazzetti, che poi si sentiranno baby gang. Al momento non le stiamo registrando, abbiamo visto delle ondate, però nel momento in cui li abbiamo identificati, il fenomeno si è, come dire, si è molto abbattuto. Certo, ci sono delle zone che sono sensibili e che devono essere presidiate, però ad esempio a Bari ormai Piazza Ferrarese è presidiata dalla polizia locale, insomma non mi sembra che ci siano particolari segnali di allarme. Ultima domanda rapido, questore, perché devo cedere la linea ai colleghi. Il 2024 è iniziato con un'attività importante, ovvero quella del codice interno, 135 ordinanze, misure cautelari, l'attività nata già nel 2019 dalla squadra mobile. Beh, l'impegno contro la criminalità organizzata deve essere continuo, perché purtroppo le carcerazioni delle persone lasciano spazio ad altri, e poi purtroppo nel meridione vi è un contesto sociale e una serie di problemi irrisolti che fanno terreno fertile a questo tipo di criminalità. Grazie. Grazie al questore. Grazie. Di Bari Giovanni Signer per essere stato con noi. Gianni, io con il questore ovviamente approfitto per ridarti la linea e salutarti da Bari. Perfetto. Visto che grazie. Stanno per chiudere il teatro. Grazie, questore. Un saluto. Grazie, questore. Un saluto e un ringraziamento al questore Giovanni Signer da parte dell'intero staff di Antenna Sud. Andiamo a Foggia, abbiamo questore e prefetto insieme, abbiamo anche il prefetto di Potenza, mettiamoli in picture. Francesco, cortesemente, un minuto di pazienza se è possibile. Andiamo a Foggia, Antonella Davola. Eccoci, sì, ci troviamo all'interno della sala Fedora del Teatro Umberto Giordano, con me il dottor Ferdinando Rossi ed il prefetto Maurizio Vagliano. Allora, un resoconto della giornata di oggi, un cenno alle più importanti attività e operazioni della Forza di Polizia. Ma le attività sono state molteplici in questo anno che ci ha visto in prima linea nel contrasto ad ogni forma di criminalità, sia quella predatoria che quella strutturata. È un anno di grandi risultati, di grande soddisfazione, di notevolissimo impegno che mi auguro possa essere servito a rendere la società migliore. Questa terra così martoriata deve trovare un momento di riscatto. Io sono consapevole di quello che è stato fatto, ma sono soprattutto fiducioso su quello che si potrà fare. Credo che si siano aperti dal punto di vista del contrasto alla macrocriminalità degli squarci importantissimi, che ci saranno risultati assolutamente di rilievo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e quindi io sono veramente molto ottimista. Lo ero in tempi che forse non erano favorevoli come questo, lo sono ancor più oggi. Ottimismo e soprattutto lavoro di squadra. Lavoro eccezionale di squadra, è l'occasione effettivamente per doverosamente portare la mia gratitudine e riconoscenza al grandissimo lavoro svolto dal questore e anche delle altre forze di polizia. Un lavoro, come lei dice, che si è basato su questa importante alleanza e amicizia istituzionale che ci ha consentito di delineare, ciascuno per la propria competenza, delle strategie comuni e univoche in maniera tale da ottenere importanti risultati sia rispetto all'azione di prevenzione che sia rispetto all'azione di contrasto contro ogni forma di crimine. Quindi questo ci conforta e ci induce ancora di più, con maggiore determinazione, ad affrontare anche il nostro prossimo futuro nel convincimento e nella consapevolezza che si sta operando in maniera eccellente, e quindi ci auspichiamo, come anticipava il questore, a breve anche importanti risultati. E allora, grazie, con questo ottimismo noi vi salutiamo da Foggia, grazie al prefetto Maurizio Valiante e al questore Ferdinando Rossi. A voi studio, grazie. Grazie, grazie al questore Rossi, al prefetto Valiante, ma grazie alla nostra Antonella Davola. Diamo a Potenza e ringraziamo il prefetto Campanaro che ha avuto la pazienza di attendere fin qui. Grazie al signor prefetto, grazie a Francesco Cutro. Andiamo al Palapergola di Potenza. Eccellenza, un ringraziamento da studio dal nostro direttore Gianni Sebastia per l'attesa, ma come le stavamo raccontando siamo in diretta da tutte le province lucane e pugliesi per raccontare questa festa. Qual è l'augurio alla polizia oggi nel contesto attuale?
e a tutte le poliziotte e i poliziotti qui della provincia di Potenza, alle loro famiglie, perché è importante ricordare che dietro il sacrificio, l'impegno, la capacità operativa delle donne e degli uomini della Polizia di Stato ci sono anche le famiglie. Il questore ha oggi approfittato di questa giornata per fare il quadro di un anno di attività, che è un anno molto intenso e che testimonia la circostanza per cui in questa provincia il livello di sicurezza che è garantito dalle nostre forze di polizia con il coordinamento tecnico del questore e sui tavoli del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riesce davvero a soddisfare nella maniera migliore e più efficace l'aspettativa, l'esigenza di sicurezza di questo territorio. Il capo della Polizia Nazionale ha sottolineato come in un momento in cui ci sono guerre anche lontane da noi, cambiamenti climatici, problemi sociali, l'importanza della vicinanza delle forze dell'ordine ai cittadini diventa determinante per garantire anche una sicurezza. Questo è un valore aggiunto al quale la Polizia di Stato non è mai venuta meno, non a caso è uno dei motti che accompagna in qualsiasi intervento, in qualsiasi operazione donne e uomini della Polizia di Stato, cioè esserci sempre ed esserci testimoniandolo con l'affiancamento, la vicinanza e la solidarietà a questa comunità. Grazie, ringraziamo il prefetto, Sua Eccellenza Michele Campanaro. Gianni, la linea può tornare allo studio. Grazie Francesco Cudro, complimenti per il vostro lavoro, grazie al prefetto Campanaro. Andiamo a Roma, questa suggestiva inquadratura che ci propone il nostro Lorenzo Angiuli, inviato a Roma. C'è Salvatore Petrarolo che ci racconta quello che è successo e poi andremo ad Andria, dove Maria Fiorella ci farà ascoltare le parole del questore Fabrocini. Salvatore, a te la linea dalla capitale in diretta. Direttore, qui è un momento emozionante perché innanzitutto si sta cantando l'inno nazionale e diciamo io vorrei farlo ascoltare, poi vi racconterò con le immagini di Lorenzo Angiuli che cosa sta accadendo. Ovviamente cantato da tutti, soprattutto anche dai ragazzi della scuola primaria, di una scuola primaria di Roma. Le immagini che avete visto, il tricolore che scendeva dalla terrazza del Pincio, portato giù dagli agenti del NOX, che è il reparto speciale della polizia, proprio a conclusione di questa cerimonia. È uscito ovviamente dalla piazza la bandiera della Polizia di Stato, che è stata insignita con la medaglia d'oro al valor civile. Adesso anche gli alunni della scuola primaria lasciano la piazza e ovviamente escono di scena. Tra un po' ci saranno ovviamente le altre uscite da Piazza del Popolo a conclusione di questa cerimonia che, va detto, ha avuto un passaggio importante anche con la consegna delle onorificenze, ma con le parole del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che vorrei riportarvi perché ovviamente il riferimento è stato anche, come dicevo in precedenza, alle tensioni che si sono registrate in alcune piazze italiane durante alcune manifestazioni legittime, come ha ricordato il Ministro degli Interni, e dunque la gestione dell'ordine pubblico, ha ribadito Piantedosi, la gestione dell'ordine pubblico è stato fatto con la piena fiducia nelle forze di polizia,
che garantiscono anche il più aspro dissenso, ma che venga manifestato in sicurezza. Adesso vengono resi gli onori al presidente del Senato Ignazio La Russa, che lascia la cerimonia. Poi sarà la volta sicuramente del ministro Matteo Piantedosi e del capo della polizia per andare a conclusione. Noi ci auguriamo di potervi far ascoltare le parole del capo della polizia al termine della cerimonia, lasciando la nostra postazione che ci è stata riservata in questa giornata. Anche il ministro Piantedosi sta lasciando la cerimonia insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa, così come anche il capo della polizia. Di fatto la cerimonia sta per terminare qui. Noi proveremo adesso ad andare in Piazza del Popolo proprio per raccogliere le voci di chi ha partecipato a questa festa. Grazie Salvatore. Allora facciamo così, andiamo ad Andria perché abbiamo Maria Fiorella con il questore Fabbrocini. Ricordiamo che la questura di Andria ha scelto il castello Svevo di Trani per celebrare questo 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Maria Fiorella, da Trani. Buongiorno direttore, siamo dinanzi al Castello Svevo di Trani, una location suggestiva quest'anno scelta dalla Polizia di Stato con il questore della sesta provincia pugliese Alfredo Fabbrocini. Allora questore, come mai la scelta di questo castello, che ovviamente è uno dei caposaldi del turismo anche della sesta provincia pugliese? Era un modo per dare certificazione della nostra presenza. Negli anni precedenti l'avevamo fatto a Barletta, ad Andria, mancava Trani, era giusto che fossimo qui e poi lo faremo nelle altre città importanti di questa provincia. È un modo per attestare la nostra presenza sul territorio, il nostro impegno per i cittadini di Trani e di tutta la BAT. Ecco, il vostro impegno si vede soprattutto sul campo, oltre che oggi per questa celebrazione. La Polizia di Stato attenziona moltissimo il territorio della BAT, anche perché effettivamente la nostra è la prima tra le 107 province d'Italia per i furti d'auto. Purtroppo, quale lavoro si sta facendo? Sappiamo che lei si è insediato da poco, da febbraio. Come si sta cercando di contrastare questa criminalità ormai abbastanza incancrenita nel territorio? Bella una notizia, non siamo più la prima. Qualche cosa è stato fatto e molto è stato, diciamo, migliorato per quanto riguarda il contrasto. Ovviamente non siamo ancora soddisfatti, dobbiamo ancora migliorare e continueremo in questo senso. Vede, la nostra presenza qui non è solo per festeggiare, come ha detto lei, mi permetto di correggerla, ma è per testimoniare in qualche modo che noi siamo in questa città, in questa provincia e vogliamo dare il nostro contributo, aprendoci anche alla città. Ecco, la festa della polizia è questa l'occasione per dimostrare che non siamo solo quelli che arrestano i malviventi, siamo anche tanto altro. Essere qui a braccia aperte proprio per accogliere la cittadinanza. Ecco, come sarà strutturata questa giornata? Beh, questo diciamo prevederà, lo anticipo, due momenti, uno più istituzionale e uno, se vogliamo, più spettacolare, proprio per cercare di avvicinare sempre di più alle istituzioni la gente di questa provincia. Ricorderemo l'operato fatto dai nostri poliziotti negli anni scorsi, anzi soprattutto nell'ultimo anno, saluteremo le personalità che saranno presenti e poi daremo spazio ad un intrattenimento musicale ma anche molto empatico, proprio per cercare di avvicinare sempre di più i cittadini alle istituzioni. Bene, ovviamente ci rivedremo tra poco anche attraverso queste celebrazioni e per dar voce ancora al questore. Grazie. Grazie, grazie Maria Fiorella. Torniamo a Potenza perché abbiamo il sindaco Guarente insieme con Francesco Cutro in diretta dal Palapergola. Sì, ringraziamo il primo cittadino della città capoluogo della Basilicata, Mario Guarente, anche per dargli la possibilità di fare un augurio agli uomini e alle donne della Polizia di Stato di Potenza. Sì, auguro agli uomini e alle donne della Polizia di Stato altri 172 anni di impegno profuso a favore della sicurezza e dell'incolumità pubblica, ed è anche l'occasione davvero per ringraziarli del lavoro straordinario che quotidianamente svolgono, ad iniziare dal ruolo importantissimo che è quello del questore, in questo caso il questore Giuseppe Ferrari, a cui va tutta la mia gratitudine, ma anche di tutti gli uomini e le donne che non fanno mai mancare il loro costante contributo per garantire la sicurezza anche nella nostra città. Un lavoro straordinario, non ancora forse riconosciuto da tutti, ma col tempo
la Polizia di Stato sta acquistando sempre più fama e sempre più gratitudine da parte della maggior parte degli italiani, che sono persone per bene, quindi viva la Polizia di Stato sempre. Sindaco, andando a vedere un po' quelli che sono i numeri riportati a livello nazionale delle città per quanto riguarda la sicurezza, Potenza è nei primi posti anche grazie a quello che fanno tutte le forze dell'ordine, ma nello specifico anche la Polizia di Stato. Sì, noi viviamo in un contesto al centro del Mezzogiorno d'Italia, tutto sommato sereno, e questo non è un caso, è frutto di un lavoro alacre che viene messo in campo tutti i giorni da parte appunto di tutte le forze dell'ordine e di polizia, ma soprattutto in questo caso dalla Polizia di Stato. Speriamo di riuscire non solo a mantenere questo titolo che ci vede fino a questo momento tra le prime quattro città per sicurezza in Italia, ma di scavalcare questa classifica grazie al lavoro che mettono in campo e di arrivare al primo posto. Questo ovviamente denota un'attenzione particolare a 360 gradi a tutti quelli che sono i fenomeni. Oggi il questore Ferrari ha snocciolato tutte le azioni che sono state messe in campo e che hanno riguardato il traffico di sostanze stupefacenti, il contrasto alla criminalità organizzata in senso lato, ma anche capacità che hanno avuto molti uomini della polizia di salvare vite umane intervenendo in quelli che potevano apparire banali malori, quindi dimostra una presenza capillare sul territorio che speriamo ci possa far scalare queste classifiche e trasformare questa in un'isola sempre più felice. Gianni, ringraziamo il sindaco di Potenza Mario Guarente, la linea può ritornare allo studio. Perfetto, grazie a Francesco Cutro, grazie al sindaco Guarente, sindaco di Potenza. Allora, vediamo a Roma quello che sta accadendo, perché è sceso, ha lasciato la nostra postazione Salvatore Petrarolo con Lorenzo Angiuli, si è recato in Piazza del Popolo sul parterre per raccogliere qualche voce. Non so se mi ascolta Salvatore, così ci può dire che margini operativi abbiamo prima di andare nuovamente a Andria per ascoltare il prefetto della BAT Riflesso. Quindi Salvatore, mi ascolti? Sì, direttore, scusami. Allora, stiamo aspettando che arrivi il ministro Piantedosi, ovviamente con tutte le altre autorità, qui allo stand di Poste Italiane all'interno di Piazza del Popolo, dove ci sono altri, ovviamente anche altri stand in occasione di questa festa della polizia. Noi dovremmo riuscire a intercettarlo. Intanto c'è la dimostrazione di una arrampicatrice intesa come atleta della polizia per davanti proprio alle autorità. Dicevo, dovremmo riuscire a raccogliere una battuta del ministro degli interni insieme agli altri colleghi presenti qui alla cerimonia. Vediamo se riusciamo. Eccolo qui il ministro, lo ascoltiamo in diretta. Scusate un attimo che siamo qui alla festa. Lo seguiamo direttore, perché vorremmo provare. Conosciamo la tipica situazione di cronisti, microfoni, telecamere, un momento diciamo di commento piuttosto istituzionale, importante, parla il ministro dell'Interno Piantedosi a Roma. Siamo lì con Salvatore Petrarolo. Previsto anche un annullo filatelico, come ci diceva il collega Petrarolo. Ecco il ministro Piantedosi sorridente. C'è anche, vedete, il presidente del Senato Ignazio La Russa, rappresentanti di governo di spessore, perché parliamo di un ministro dell'interno e di un presidente del Senato, quindi sono tra le più alte cariche dello Stato alla festa della polizia. Oggi la polizia celebra il suo 172esimo anniversario dalla fondazione, dunque momento che ogni anno si rinnova ed è sempre particolarmente importante, anche alla luce di quello che lo slogan coniato ormai da qualche anno dagli agenti della Polizia di Stato, vale a dire esserci sempre. Questo lo sentiamo dire
da tutti i questori delle varie province che seguiamo è un messaggio da lanciare alla gente: la polizia di prossimità per stare vicino al tessuto sociale delle varie comunità. Questo è l'impegno delle forze dell'ordine tutte e quindi anche della polizia di Stato. Allora, in attesa che Salvatore Petraloro ci chieda la linea, io direi di ascoltare il prefetto di Andria. Andiamo da Maria Fiorella, prefetto della BAT, riflesso. Andiamo da Maria Fiorella, vediamo se abbiamo ascoltato Fabrucini, il dottor Fabrucini che è il questore a Trani, dove al Castello Svevo, che è stata scelta come location di questo evento. Però io facciamo così, c'è anche Roma che temo che possa da qualche momento darci qualche voce. Intanto andiamo ad Andria, dai, facciamo così, andiamo ad Andria. Direttore, siamo ancora dinanzi al Castello Svevo, appunto, di Trani, dove tra poco cominceranno le celebrazioni della 172esima festa della Polizia di Stato. Siamo con la prefetta della Sesta Provincia Pugliese, Rossana Riflesso. Allora, eccellenza, qual è il lavoro che effettivamente si sta facendo nella Sesta Provincia Pugliese con la Polizia di Stato? Allora, innanzitutto voglio rivolgere i miei più sinceri e sentiti auguri alla Polizia di Stato. Apparteniamo alla stessa famiglia, facciamo parte del Ministero dell'Interno, questo è un fattore, diciamo, molto importante che ci lega e ci accomuna come fratelli. Quindi è chiaro che il lavoro che la Polizia di Stato ha sempre fatto su questa provincia è grandioso, anche, diciamo, con i numeri, con le presenze che sono disponibili, che sono aumentate e andranno ad aumentare, così come il ministro, appunto, Piantedosi ha detto, ha riferito in occasione dell'ultimo comitato a cui, appunto, ha partecipato. E dobbiamo dire grazie loro, perché sono sempre presenti, svolgono un'attività incessante e molto proficua. Un grazie al signor questore, che è da pochi mesi con noi ma già ha mostrato le sue capacità e lo spirito anche di dedizione e l'alta professionalità che lo contraddistingue. Quindi sono convinta che faremo sempre meglio uniti insieme attraverso il comitato, cui partecipano anche le altre forze dell'ordine, e quindi ancora auguri. Ecco, quindi le speranze sono tante, si stanno concretizzando quelle che abbiamo anche accennato in precedenza, e a questo punto noi entriamo nel castello e a breve ci collegheremo ancora. Linea allo studio. Andiamo a Roma perché sta parlando al nostro microfono il ministro Piantedosi. In qualche modo si è voluto dare un'ulteriore rappresentazione di questo. Grazie. Grazie. Sta andando a Bologna. Purtroppo non bene, come stanno, le notizie sono, come è stato detto dai vigili del fuoco, che non, insomma, l'evoluzione probabilmente non sarà di quelle auspicabili. Una grande tragedia. Una parola su questa tragedia. Una grandissima tragedia, mi addolora molto, doppiamente, anche perché io ho una parte del mio cuore da quelle parti, e niente, non ci sono altre parole. Grazie. Un poco meno di un mese, guarda, è una testimonianza della grande importanza del lavoro che fanno le forze di polizia in Italia, della grande capacità investigativa e di prevenzione, quindi noi ne andiamo fieri. È un tema molto importante che io ho sempre citato tra i principali fiori all'occhiello, e credo che questi arresti e queste operazioni, come le espulsioni che facciamo, quindi c'è anche un'attività di prevenzione di personaggi che, insomma, in qualche modo sono ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale. Grazie. L'obiettivo della prossima missione in Tunisia, il ministro andrà con la Presidente Meloni? Sì. Qual è l'obiettivo? Continuare nei rapporti proficui di collaborazione che stiamo avendo con la Tunisia. Grazie. Vabbè, abbiamo preso delle foto. Ditemi grazie. Spento ora. Ok. Grazie, diciamo grazie a lui. Allora, direttore, io non so se mi senti adesso. Sì, ti sento bene, sì, abbiamo sentito anche le dichiarazioni del ministro, sì. Ovviamente nella solita, come raccontavi tu, nella solita folla di colleghi
ovviamente servizio di sicurezza, però siamo riusciti a raccogliere le dichiarazioni del ministro Piantedosi e le riproporremo ovviamente anche con il collega Francesco Manigrasso nei servizi del nostro telegiornale. Noi non abbiamo altre possibilità di fare interviste, almeno all'interno di Piazza del Popolo, perché c'è un cerimoniale molto rigoroso, quindi non so quali sono i tempi ancora della diretta. Intanto con le immagini di Lorenzo Angiuli vedete ancora le autorità che lasciano Piazza del Popolo, non so quali siano i tempi della diretta, nel caso altri contributi li registreremo per poi proporli nel corso del telegiornale e dei nostri spazi informativi. Noi di fatto da Piazza del Popolo potremmo aver concluso qui i nostri collegamenti in diretta. Va bene, grazie Salvatore, va bene così, poi ovviamente tutto quello che riuscirete a fare insieme con Lorenzo Angiuli lo proporremo nel corso dei nostri notiziari. Intanto velocemente volevo salutare Francesco Cutro da Potenza, perché vedo la pigotta che è stata consegnata ufficialmente al questore Ferrari. Ecco, raccontiamo questo fatto, Francesco, poi andremo in pubblicità e chiuderemo questa lunga diretta da oltre due ore con i prefetti di Andria, che stava della BAT che stavamo ascoltando, e di Brindisi, il neoprefetto Carnevale. Andiamo da Francesco Cutro, come vedo inquadrata la pigotta. Sì, direttore, questa è la pigotta che l'UNICEF di Basilicata, dalla mano della sua presidente Angela Granata, ha consegnato al questore, un po' per fare gli auguri, presidente, per questo importante compleanno, ma anche per consolidare un rapporto storico tra UNICEF e polizia. Sì, un rapporto ventennale tra la Polizia di Stato nazionale e l'UNICEF Italia. Infatti il ricavato della vendita del calendario della Polizia di Stato è sempre stato devoluto all'UNICEF, che l'ha utilizzato per azioni umanitarie come quest'anno in Nigeria. Ma un rapporto particolare si è creato tra la Polizia di Stato della provincia di Potenza e l'UNICEF Basilicata. Infatti la Polizia di Stato è un partner istituzionale della rete che sostiene, che affianca l'UNICEF nella sua battaglia per la difesa e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi io ringrazio di cuore il questore dottor Ferrari, che ha voluto coinvolgere l'UNICEF in questa festa. Sono 172 anni che la Polizia di Stato è al servizio di noi cittadini. Ha coinvolto l'UNICEF non solo perché è invitata, ma ha anche allestito uno stand dove abbiamo potuto illustrare ed esporre tutte le nostre iniziative. Gianni, allora con questo bel messaggio anche di unione tra l'UNICEF e la Polizia di Stato, noi chiudiamo la diretta qui dal Palapergola di Potenza, facendo chiaramente anche noi gli auguri a tutti i poliziotti e le poliziotte d'Italia. Grazie, grazie di cuore a Francesco Cutro. Preziosissimo lavoro il tuo, come quello di tutti gli inviati oggi, e anche lo staff tecnico che è nel backstage, come si suol dire, dietro le quinte. Ci fermiamo, un brevissimo stacco dedicato alla pubblicità e poi ascolteremo i due prefetti della BAT e di Brindisi per chiudere questa lunga diretta non stop, per accompagnare gli agenti di polizia della nostra Polizia di Stato in questa festa del 172esimo anniversario della Fondazione. Prima di salutarci andiamo a Roma, perché vedo che sta parlando di nuovo il ministro Piantedosi, il nostro Salvatore Petrarolo lo sta ascoltando di nuovo, sentiamo. Le articolazioni periferiche, insomma, dell'amministrazione dedica molta attenzione a quello che è il controllo della diffusione delle armi per uso civile. Quindi... Senta, lei sa che c'è una direttiva europea che chiede l'interscambio di dati tra i medici e le questure? Proprio. Noi faremo, come le ho detto, adesso faremo tutte le verifiche, tutto quello che c'è da fare, a parte la doverosa applicazione di normative nazionali ed europee, ma anche proprio la salvaguardia della... dei termini di sicurezza che sono connessi a questo fenomeno, glielo garantisco. L'abbiamo recepita nel 2010, ma non credo. C'è una banca dati tra medici e questure. Io le prometto che ne riparleremo. Grazie. Ministro, sul caso Bari ha fatto bene col senno di fuori. Insomma, avevamo detto anche gli esponenti di maggioranza che avevano portato all'attenzione il caso. Caro Ministro, abbiamo anche Gregorio Bartrinieri.
Ecco, c'è stata una domanda da parte di un giornalista che al ministro Piantedosi che chiedeva sul caso Bari, sentiamo gli ultimi stralci finché non scompare all'orizzonte rispetto alla posizione dei microfoni con il ministro Piantedosi, poi ovviamente tutto quello che accadrà a Roma per la festa della polizia ve lo racconteremo nelle varie edizioni dei nostri telegiornali. Adesso però dobbiamo chiudere, ci dicono che il tempo è davvero molto tiranno in questo frangente. Io ringrazio tutti i nostri tecnici, a cominciare da Nicola Facilongo che ha curato qui da Bari la supervisione tecnica, Fabio Pellino, Francesco Saccente, Andrea Scaramuzzi, poi tutti coloro che sono andati in esterna per i vari collegamenti. Pensate, 9 collegamenti in contemporanea in oltre 2 ore di diretta. Questo lo sforzo di Uomini e Mezzi del gruppo editoriale Domenico Distante. Ringrazio ovviamente anche i grandissimi colleghi che sono andati a fare i corrispondenti in tutte le province di Puglia, Basilicata e a Roma. È tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.